Quello che state ascoltando con questa musica estremamente inquietante è Fumble 1. Ma in crossover con SideQuest. Ebbene sì. Fumble Quest. Allora, questa puntata che state ascoltando e guardando non è in diretta. L'abbiamo registrata. Quindi possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo dire quello che vogliamo, ma se mi fai tagliare più di un minuto ti meno. Ah, ok. Quindi vedi tu. Siamo anche stati editati per essere più belli e più fotogenici. Sì, che bel lavoro di merda che abbiamo fatto. Sì, abbiamo preso una persona molto economica, però ha fatto quello che poteva. Scusate, non ho lavorato abbastanza bene. Va bene. Mi dispiace. Questa puntata speciale di Fumble Quest va in onda d'estate, perché così noi ci possiamo prendere delle settimane di vacanza, ma voi avete comunque qualcosa da ascoltare. Sandble. Se state ascoltando Fumble potete poi andare ad ascoltare SideQuest, dove tanto trovate quasi tutte le stesse persone. Praticamente ormai. Sì, esatto. Se state ascoltando SideQuest e state anche ascoltando Fumble, potete ascoltare Epoca, perché è l'ultimo che vi rimane da ascoltare. Mi raccomando, ci hanno provato, non ascoltateli tutti e due insieme. No, esatto. No, no. Non vale la pena. Perché cioè, vista anche la gente in comune, poi secondo me potete uscirne lievemente offesi. Potete uscirne lievemente manto. Le cose... Ciao manto. Ciao manto. Manto è quello... È quella la sua pozione. Sì, esatto. Da piccolo ha messo due cose, in realtà non si è reso conto che erano di due device diversi. E ha ascoltato due podcast assieme. In parallelo. Invece sono state, sai, le cose arancioni, fucsia negli mind occhi. Blowing. L'universo che si espandeva. Green. Fumble e SideQuest li trovate entrambi su FumbleGDR.it e su QWERTY.it, dove potete diventare soci di QWERTY, potete fare delle donazioni a Fumble e a QWERTY, potete trovare la wishlist, potete trovare i giochi che abbiamo scritto e di cui trovate le versioni gratis in attesa che a Lucca escano le versioni vere e complete a pagamento. Stiamo vedendo delle cose, delle illustrazioni, non avete idea. Le illustrazioni sono bellissime di Clotos, grazie ancora a Pietro che, se non conoscete Pietro, andate ad ascoltare soprattutto Epoca. L'ultima che ci ha fatto vedere, mamma mia. Le parche. Le troverete presto, non ancora, ma presto le troverete sulla pagina di Facebook di Fumble e di Clotos, a cui potete andare a questo punto ad aggiungervi a mettere mi piace. E se la cosa va bene anche sulla pagina di Facebook, inteso quella di Zuckerberg. In generale, esatto, sì. La pagina di Facebook, ci avrà una pagina Facebook? Sì, facebook.com. Tutto questo. Oggi e anche per la prossima puntata, perché questo sarà uno speciale doppio, giocheremo a un gioco molto particolare che è Spire, The City Must Fall. Il cui Kickstarter è stato completato esattamente un anno fa, perché era agosto. E io ho pledgiato il massimo che potevo pledgiare per avere il manuale fisico e la colonna sonora che state ascoltando, che è di Tabletop Audio, di cui ringraziamo ancora Tabletop Audio per averci permesso di usare musiche in puntata, e ha un Patreon, lui si occupa di produrre musiche per giochi di ruolo da tenere. E a proposito in sessione, di Tabletop Audio, se ci state ascoltando dall'Inghilterra, adesso lo potete usare su Alexa. E difatti gli ho chiesto: quando venite in Italia, che tra un po' ci arriva Alexa pure a noi, che mi pare tra poco. E se qualcuno di voi si stesse chiedendo ma chi cazzo vi ascolta dall'Inghilterra, c'è gente che ci ascolta dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Danimarca, dal Giappone. E lì potete usare Tabletop Audio anche da Alexa, che secondo me è una figata e la userò anch'io quando giocherò a D&D, perché ci puoi mettere musiche davvero, ma che bello. Alexa, suona così, rompi un po'. Se tu metti un NPC che si chiama Alexa, che fa il bardo, è perfetto. Nella campagna tu gli dici: Alexa, suonami la cavalcata delle valchirie. E si sente sotto, bellissimo. Non è la cavalcata delle valchirie, ma esatto, hai ragione. Era la cavalcata Alexa, rusticata. L'algoritmo è ancora un po'. Perché è la versione inglese. La versione beta. Spire, peraltro, è un gioco particolare. Perché è il gioco che per cui Fabio è completamente partito. Nel senso che io e Fabio stiamo sviluppando un altro gioco e tutte le volte che ci troviamo a parlare del gioco che stiamo sviluppando, Fabio invece che parlarmi di quel gioco mi parla di Spire. Perché non riesce a staccarsi da questo gioco. Perché la mia produttività al lavoro, spero che nessuno del mio lavoro stia ascoltando, è calata abbastanza perché ogni secondo leggo cose di questo manuale. Allora, Spire è un fantasy punk. Sì. In cui i protagonisti sono tutti i drow. Drow.
che vivono in questa città, che non si sa come sia stata costruita, da chi, se sia nata, se sia sempre esistita, se sia un essere multidimensionale, boh. Ci sono diverse teorie, e sono stati schiavizzati dagli Elfir, che sono gli Elfi Alti, e che sono quelli che li hanno maledetti a diventare dei droghi, in realtà. Pare, non è sicuro. Tu l'hai visto Bright? Sì. Simil Bright, solo con gli orchi? Solo più bello. Più elfi, meno orchi, meno nani, okay. Meno umani, che però ci sono. Meno grattacieli. Meno Willy Smith. Però i droghi sono nel ghetto. No, è che The Spire è tutto il ghetto, praticamente. Sì, esatto. Perché poi c'è una città intorno, quindi intorno c'è una città di elfi alti, che confina a sud con i territori degli Gnoll, che sono praticamente i barbari dell'ambientazione. A ovest ci sono gli umani, con cui ci sono un po' di rapporti commerciali, e che hanno portato le armi da fuoco in città. E non si può uscire da qui. Allora, si può, meno, ma il mondo fuori è quasi peggio, in realtà, perché tipo le città dei Drow sono in guerra civile, le città fuori dalla spira dei Drow sono in guerra civile, gli elfi non ti vogliono, gli gnoll ti mangiano, quindi Gli elfi Drow che non vivono nella spira vengono alla spira perché fuori si sta peggio. C'è una bellissima pagina praticamente all'inizio del manuale che ti dice tre o quattro cose che dovresti sapere sul gioco, sul tono dell'ambientazione. Tra l'altro abbiamo la mappa. State guardando su e peraltro nasconde me Fabio, quindi è migliorata. Esatto, l'immagine è migliorata. Non credo, sì. Però beh, detto Se guardate sul video o su Facebook o su YouTube, la spira è questa roba altissima su più piani. Ogni piano è un mondo a sé stante. Un mondo a sé stante, un quartiere diverso con una sua vita, una sua politica. Cose da sapere importanti proprio per il tono del gioco. Uno, c'è sempre un livello superiore, cioè non importa quanto scali, quanto riesci a scalare in alto dal ghetto da cui arrivi, comunque ci sarà sempre qualcos'altro a cui aspirare. Due, ti consigliano di giocare non eliminando minacce o togliendo rimedi di disturbo, ma girandoli a tuo favore, cioè ti dicono ammazzi le guardie e gli Aether metteranno altre guardie, magari più grosse, esatto, magari più incazzate. Se invece le guardie le corrompi, te le fai amiche, le porti a dover agire per te, quella roba diventa un tuo asset. E poi ti dicono, sii preparato al fatto che, uno, per te la vita qua non è facile, cioè sei un elfo scuro, di conseguenza qualsiasi cosa tu abbia ottenuto in qualche modo te la sei sudata. E, ultima ma non meno importante, questo gioco che stai facendo di cercare di conquistarti una posizione all'interno della spira, prima o poi ti ammazzerà. Cioè tu sai che è un gioco pericoloso e sai che prima o poi ti andrà bene fino a quando non ti va male. E capiterà che ti va male. Infatti il regolamento è abbastanza violento. È abbastanza violento. Come... Infatti noi non giocheremo, soprattutto perché è una doppia one shot. Ogni 15 pagine ti dà una scossa. Esatto. E quindi noi non giocheremo, come ha detto Claudio. Esatto. Arrivederci, noi questa non è la fanboy. Giocheremo con le regole alternative che ti dice, se vuoi allungare la vitalità dei personaggi in gioco, no. È una one shot. Perché? Cioè... No. Come in... C'è un interruttore sotto il manuale che toglie le scosse. Come nella leggenda dei cinque anelli, non abbiamo semplificato le cose, non lo facciamo neanche qua. Esatto. No, se pleggiavi di più ti davano quello senza scossa. Okay. Però io ho quello senza scossa, che però mi permette di darla a voi che siete i droghi. Io sono il master. Quindi... Molto bene. Allora, ultima cosa, il gioco di Grant Howitt, che sicuramente conoscete perché abbiamo già giocato almeno un altro suo gioco, che era... Certo, One Last Job. E lui in realtà è un grafomane che fa uscire un gioco da una pagina ogni mese e mezzo. Sì, esatto. Quindi c'è un sacco di roba interessante sua. Due cose sul mondo della spira. E qua siamo abbastanza in alto nella spira che arrivano i piccioni mortali. La spira è appunto una specie di ghetto in cui gli elfi scuri vengono trattati come gli afroamericani negli anni 30-20... Con la differenza sono in maggioranza. Sono in maggioranza, oddio, differenza, dipende dai luoghi. In Louisiana penso sì, che fossero in maggioranza lo stesso. Non sono tecnicamente schiavi, anche se si devono fare la Durance, che è un periodo in cui fanno sostanzialmente da schiavi. 4 anni, no? Sì, agli elfi alti, senza essere pagati o essendo pagati molto poco, almeno per gli standard degli elfi alti. Questo vuol dire, innanzitutto, che la vita all'interno della spira ha creato due società parallele, quella degli elfi alti, che sono pochissimi e che stanno nei piani alti, si fanno i fatti loro, e quella degli elfi scuri, che è esattamente stratificata come qualunque altra società fuori, quindi si va da
i pezzenti che chiedono il pane al porto dei sotterranei fino a quelli che stanno bene, parlano con gli elfi alti quasi sentendosi loro pari, e super stratificato. In mezzo ci sono ovviamente accademici, chierici, becchini, cavalieri, tutto, tutto quello che vi potete immaginare in un mondo fantasy più o meno all'interno della Spira lo trovate, anche se un po' girato. Un po' girato, perché la Spira, essendo un microclima e un ambiente chiuso con pochissimi rapporti con l'esterno, ha sviluppato una quantità di particolarità, ad esempio gli ordini cavallereschi, esatto, di cui farò parlare Fabio tra poco, sono molto lontani, sì, dagli ordini cavallereschi che vi aspettereste fuori. Sì, anche perché il... diciamo che il cinismo che pervade tutto, tutta la Spira e tutta la società impedisce di avere veramente un ideale cavalleresco, quindi essenzialmente da cavaliere che segue uno stendardo i cavalieri sono diventati dei hooligan che danno la loro lealtà a un pub e fanno tipo da bodyguard, da buttafuori e da spezzagambe per quel pub. Esattamente. Che bello. Questo per farvi un attimo capire. Gli draw in questa ambientazione sono anche leggermente diversi dai draw che conoscete. Ma è un cavalierato. Allora, praticamente da quello che ho capito, i cavalieri si avvalgono di una legge vecchissima che c'era quando c'era veramente la società tipo feudale con i cavalieri. Nessuno ha mai abrogato questa legge, quindi loro hanno diritto di portare armi, hanno diritto di chiedere il pizzo. Devi essere il cavaliere di un locale? Sì, devi appartenere a un ordine, ma... casualmente tutti... altrimenti sei un Ronin. Sì, e casualmente tutti gli ordini tirano su un pub con l'insegna, e quello è il maniero del pub, okay. È il quartier generale. E sì, sì, essenzialmente si avvalgono di questo buco nella legge, perché nessuno ha veramente il polso sulle leggi della Spira. Ci sono tanti aspetti sociali che sono legati alle leggi in maniera molto particolare nella Spira. C'è questa gilda dei Mortician, che è i mortiferi, non so come li vogliamo chiamare. I becchini. I becchini, c'è questa gilda dei becchini che si occupa di maneggiare i corpi inumarli, sono gli ultimi che possono toccare un corpo quando in effetti è morto e disporre della salma. Non è possibile giustiziare persone nella Spira perché la pena capitale è abrogata, però uno della gilda dei becchini può dichiararti legalmente morto quando sei vivo. Quindi per chi va giustiziato, prima si chiede dal becchino di dichiararti legalmente morto e poi ti giustizia. Perché in questo modo non puoi morire di nuovo. Esattamente, perché tanto sei già morto, legalmente sei morto, quindi posso sparare in testa un cadavere senza nessun problema. Ci sono tutte queste piccole unicità nella Spira. Unite questo al fatto che i draw, come dicevo, sono un po' diversi dai draw che si conoscono dagli altri. Hanno i capelli neri e la pelle bianca. Anche. Sì, peraltro. Sono monocromatici perché sono o bianchi o neri o al massimo un po' grigini. Però hanno tutte queste gradazioni intermedie. Hanno 50 sfumature di draw praticamente. Sì, esatto. sono anche bianchi. Anche bianchi con i capelli neri invertiti. Figo. Però oltre a questa differenza che è misera e quasi irrisoria, la più grossa differenza è ad esempio che quando decidono di fare dei figli, a differenza degli altri mammiferi, fanno le uova che vengono curate dalle levatrici, che sono queste draw mezzo ragno, mezzo drider, esatto. Sì. Praticamente parte della maledizione è che non possono più partorire, quindi partoriscono queste uova mollicce e si è creata questa casta di levatrici con un certo status sociale che protegge, praticamente fanno da levatrici e da asilo d'infanzia. Quindi i bambini dei draw escono dalle uova. Escono dalle uova questi bambini, esatto, e le levatrici li curano, e sono queste donne ragno cattivissime che... difendono il loro nido in maniera... Ma quindi c'è la cultura, quella che abbiamo, fantasy dei draw legati ai ragni, quella roba lì? Da quello... Il manuale dice che tipo nella Spira ci sono qualcosa come un milione di divinità. Ognuno prega il suo dio, essenzialmente. Però le levatrici sono comunque donne ragno. Sì. Sono Drider. Che pregano a una specifica divinità, madre ragno, ma non è la più importante, è una. Okay. Anzi, la divinità più importante dei draw è la luna. Anzi, il lato chiaro della luna, perché poi c'è il lato oscuro della luna, che è un culto segreto chiamato il ministero. E poi,
e bla 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 bla. Però la cosa importante è la luna è diventata la divinità principale dei draw perché il sole ti fa male. Il sole ti fa male. E perché non ci vedono al buio? E non ci vedono al buio. I draw non ci vedono al buio, quindi la luna piena per loro è fondamentale, è il momento di miglior visibilità che hanno. Tutto questo per darvi un'infarinatura generale sui draw di questa ambientazione e anche per dirvi che gli Elfir, che sono gli Elfi Alti, sono diventati particolarmente stringenti su alcune leggi che hanno deciso di promulgare all'interno della Spira recentemente, tra cui la necessità per tutti i draw di praticare l'astinenza, perché non è più possibile legalmente avere un figlio per un draw. Bello. È qualche mese ormai che questa legge è entrata in vigore all'inizio. Ma per nessuno alla Cina massimo uno a testa? No, nessuno. Non hanno voluto dare spiegazioni sul perché, nessuno ha avuto il coraggio di chiedere effettivamente quale fosse la motivazione dietro a tutto ciò, perché i primi che l'hanno fatto sono spariti e nessuno ne ha più saputo niente. Ma è un crimine partorire o è un crimine anche provare? Cioè... È un crimine, è un crimine non necessariamente copulare, se prendi le giuste precauzioni, è un crimine farlo con l'intento di procreare. Okay. Come in Svizzera. Quindi anche se, usi le anche se usi le protezioni ma succede qualcosa di storto, sono cazzi tuoi. Esatto. Come in Svizzera le catene da neve, non sono obbligatorie, ma se rimani fermo in strada paghi tu il fatto che ti spostano la macchina e poi ti fanno pure la multa. Quindi puoi anche avere le catene, ma se rimani bloccato sono cazzi tuoi. Beh, ottimo. Sì. Ovviamente i drone non hanno preso particolarmente bene quest'ulteriore legge che va a colpire specificamente la loro razza, perché non è illegale per, ad esempio, gli umani che vengono a visitare la Spira avere figli, non è illegale per gli elfi alti avere figli, sono i drone. Esistono i mezzelfi? No. Quindi umani e drone o elfe non... Non sono compatibili. Non sono, sono compatibili sessualmente, ma non biologicamente. Okay. Ultima domanda: i drow e gli elfi sono razze più longeve degli umani? Sì, suppongo. Sì, ma non così tanto come in altre ambientazioni fantasy. Vivono intorno ai 120 anni i drow e gli elfi alti 200, perché poi hanno tutti i rituali, vivono meglio, chirurgia, vivono meglio. Ci sta che sia un fantasy punk, perché se pensi altre ambientazioni cyberpunk degli ultimi tempi, questa disparità tipo fra i mat, le persone normali, però le persone vicine ai mat di Altered Carbon, ma di fatto è quello che ho chiesto lui per farmi faceva capire, è molto Altered Carbon, cioè o il contrario, cioè nel senso ci saranno dei riti che ti possono allungare la vita dei 50 anni e finché te li fai sei praticamente immortale. E poi? Se però non c'hai i soldi per farteli, magari anche un draw super straricco riesce a farsele, ma è prerogativa di solito degli elfi. Esattamente. Questo vuol dire anche che è una cosa un po' assurda, perché gli elfi alti contano molto sul periodo della Durance, quindi sull'apporto di nuovi bambini draw da schiavizzare quando sarà venuto il tempo per fare i lavori che loro non hanno voglia di fare. E quindi parecchie voci sono circolate un po' nei pub, un po' nell'accademia, sul perché gli elfi alti avessero deciso di compiere questa scelta estremamente coraggiosa dal loro punto di vista. Come tutte le cose, però, dopo qualche mese la gente si è dimenticata di nuovo di lamentarsi di come erano le cose prima. Tanto cosa ci vuoi fare? Non si può cambiare nulla. Ormai le voci spariscono dopo un po'. La gente che faceva domande non ne ha più fatte, molti non si sono più visti, altri hanno deciso di cambiare lavoro, altri si sono trovati con le rotule spezzate in ospedale. In ospedale, cioè nel senso sono entrato in ospedale normale e poi sono uscito dall'ospedale con le rotole spezzate. Ci sono ospedali specializzati e a questo punto chiederei molto a voi bene. Di presentarvi brevemente. Ok, allora io sono, mi chiamano il Deliziante,
gente, il mio nome è noto a veramente pochi, quindi la gente tende a chiamarmi Deliziante. Sono stato il galoppino, l'assistente personale di Lord Lionel Rao, un elfo di altissimo, un elfir di altissimo lignaggio, presso cui ho svolto la mia Durance. Sono entrato nelle sue simpatie molto presto, perché sono incredibilmente educato, sono una persona che mi si è dimostrata molto sveglia e capace di rendersi utile alle persone che contano. Una volta terminata la mia Durance, mi sono consacrato come azzurita. Gli azzuriti all'interno della spira sono dei mercanti sacri consacrati al dio del commercio, che commerciano in praticamente tutto, riescono a conquistarsi una spesso a farsi ad accumulare un bel gruzzolo e a vivere una vita abbastanza agiata. Io nello specifico commercio in piaceri, non piaceri intesi come favori, piaceri intesi come piacere, per quello che mi chiamano il deliziante. Io sono molto bravo a capire cosa le persone hanno veramente bisogno, sono molto aperto a condiscendere e soddisfare i bisogni di qualsiasi persona in modo da, appunto, deliziarli, e chi si può permettere i miei servigi sa che con me rimane soddisfatto. Punto. Io sono Sir Gael del pub del Gallo in Sella. Sono un cavaliere e che, appunto, come prima detto, sono questo residuo del paladinato di una volta, che essenzialmente chiede il pizzo e fa la butta fuori nei pub. La mia Durance l'ho fatta come guaritore militare paramedico, quindi ne ho viste tante. Mi sono incattivito contro gli elfi che mi mandano a combattere una guerra che non è mia. Quando sono rientrato ho iniziato a bere per dimenticare, ho iniziato a fare rissa nei pub e a un certo punto ho vinto il cavalierato a braccio di ferro. E da allora ho trovato una specie di famiglia, perché la cosa che ho più bisogno è di avere qualcuno con cui starci, cioè avere una sensazione di cameratismo e di amicizia, e i miei compagni cavalieri del Gallo in Sella mi offrono questo. Ho uno scudiero, una giovane ragazza iriana, e questa giovane ragazza che appena passata da lavapiatti a scudiero. Nella scala gerarchica del cavalierato si passa lavapiatti a scudiero. E niente, io appunto sono uno dei pochi che ha il permesso di portare armatura e armi all'interno della spira, e mi godo questa piccola, diciamo, libertà che ho. E non ho preso molto bene questa cosa, che devo stare troppo attento, perché insomma, cioè, almeno quello già mi sono tatuato su un braccio, che devo ricordarmi ogni volta, mi devo ricordare questa cosa, cioè. Invece il mio nome è Almir Arcanna. È un saggio, durante la Durance è stato assistente personale di Shalendra Fadi, il ministro dell'istruzione della Spira. Il suo scopo principale è che tutti abbiano il più alto livello di educazione, perché se tutti hanno il più alto livello di educazione, le cose vanno meglio per tutti. Al momento quello che c'è è l'unico modo realistico per far funzionare le cose, e sta cercando quindi di accumulare contatti, soldi, favori, per in realtà dare istruzione a tutta la spira. Chiaramente ci sono tante cose che vanno fatte prima, e soprattutto adesso che sta studiando sotto Clarinda, una studiosa che che sta cercando di insegnare una sua nuova teoria su come funziona la spira, come è nata e come ci si sposta attraverso la spira e tra i suoi spazi, che molte persone non riescono a conoscere, ma è molto di nicchia, ma lui ha preso molto a cuore questi studi e sta cercando di portarli avanti. C'è anche un'altra particolarità del tuo saggio, che è un saggio del Vermissian, e il Vermissian è questo spazio dimensionale non euclideo, parallelo alla spira. Non è che ne dobbiamo parlare, teoricamente è una cosa normale come l'aria che respiri, non descrivi l'aria che respiri. Peccato che questo sia uno spazio non euclideo, parallelo alla spira, dove una volta pare ci fossero dei treni che viaggiavano per portare avanti e indietro le persone all'interno della spira. Poi a un certo punto tutto è crollato ed è andato a scatafascio, è collassato su se stesso, e adesso solo poche persone che ci dedicano
seriamente anni e anni di studio riescono ad accedere a questa. Se non fai manutenzione sulla metropolitana non è più l'idea, tu lo mangi i vagoni, essenzialmente, esatto. L'idea è questa. Sì, infatti questo, giusto per ricollegarsi sulla tizia che ha entrato questa teoria, lei la chiama la teoria delle pieghe di compressione, perché secondo lei la teoria più valida è che quando è successo questo incidente o qualsiasi cosa, come un foglio di carta si sia tutto accartocciato, mm-hmm. E quindi per quello che in realtà non dovrebbe essere non euclideo. Dovrebbe essere un piano. Un piano percorribile da tutti senza bisogno di conoscenze particolari, e lei sta cercando un modo per piano piano. Come se prendi la mappa della metro e la accartocci. E la accartocci, okay. E inizi a guardarla dall'alto verso il basso. Se tu riesci a prendere e poi rispianarla bene, con bene proprio tutte le grinze, è un lavoraccio quasi impossibile, ma ci potessi riuscire, potrebbe tornare a quello che è. Andate a leggervi le classi della Spira, perché cioè di Spire, perché ogni singola classe è più bella di intere ambientazioni che abbiamo visto. Cioè, sì. gli azzuriti, quando sono di alto livello, comprano il tempo, i concetti, i nomi. Cioè, sono cose molto. Sono tutte molto particolari. Tutti poteri molto narrativi, molto descrittivi, molto belli. Clotos. Esatto, in uscita Luca. C'è come potere Clodos? Sì, peraltro. Se come potere, scrivi un GDR. È un metagame. È un metagame. Fa buono. Mi mancava. Il Vermissian ha anche una parte dove tu ti consideri a casa. Che è la stanza delle necessità. È praticamente la stanza delle necessità. Ed è in genere un luogo estremamente silenzioso, perché meno che tu non abbia trovato un carillon che vuoi ascoltare, abbia trovato qualche altra roba che fa rumore, sei tu da solo nella tua stanzetta chiusa a farti gli affari tuoi. Come mi piace quel posto. Se c'è la connessione sarebbe il posto perfetto pure per me Roberto. E infatti è molto strano quando un giorno entri all'interno della tua piccola sacca di Vermissian e inizi a sentire le urla di un bambino che piange ad alta voce. Questo è strano. Mi guardo intorno guardando in alto prima. La stanza è piena di robaccia accumulata negli anni, non solo da te ma anche da chi ci ha vissuto prima di te, o forse dopo di te, non è ancora ben chiaro. Questo potrebbe essere un'altra piega che si è rivelata. Potrei essere io da piccolo. Dimmi, giovane Almir. Senti che il pianto è di un bambino molto 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 piccolo, probabilmente appena uscito dall'uovo. Giustamente, quest'età non ero ancora in grado di parlare nonostante il mio intelletto. Beh, vediamo da dove arriva. E inizio a parlare da solo mentre cerco in giro per la stanza da dove arriva questo suono. Seguendo il rumore ti avvicini a dove pensi che sia il bambino. E quello che vedi è effettivamente un uovo che si è appena aperto. C'è una levatrice morta che aveva in grembo questo uovo e che ti sembra sia stata attaccata molto ferocemente prima di riuscire ad arrivare qua in qualche modo. Quindi penso che sia stata lei a entrare qui portando dietro il coso. Ah, beh, allora non sei al non ho ancora finito. Vedi però una particolarità molto strana del bambino. Il bambino ha la pelle dorata e i capelli sul verde azzurrino. Questo è strano. Sta ancora piangendo? Sta ancora piangendo, sì. La tizia è completamente morta. Cioè, proprio morta. Senza possibilità di salvarla. E rimango lì a pensare mentre il bambino piange per almeno 10 minuti. Se poi non succede niente dopo questi 10 minuti... No, continua solo a urlare più forte. Non dovrei avere niente qui che dice su cosa bisogna fare con un bambino. Come si chiamava? Gael. Loro hanno un ristorante. Forse sanno come fare. Sembra un'ottima idea. Bravo, Almir. Vado verso un muro e cerco di uscire vicino al pub del gallo in sella. Non se devo usare la backdoor. No, per uscire non è un problema in questo momento, anche perché devi raggiungere un posto che conosci bene.
Il bambino lo porti con te o no? No, però sembra, prima di uscire, guardo, sembra deperito, che possa morire in mezz'ora perché non mangia, o magari è solo super cagato sotto. Fai una prova di investigare. Anzi, fai una prova di fix. Ok. Come funzionano le prove in questo gioco? Tiri sempre di base un dado da 10. In più, per ogni abilità, dominio e knack, che sono le specializzazioni che possiedi riguardo a quella cosa, tiri un dado in più. Preferivo investigare, però. Ma se sei, siccome sei 10 di base, un altro idea. Ma no, scusa, no, non sei mica in una zona occulta adesso. Ma anche se sono nella zona e non c'entra niente, non lo so. Forse perché magari trovo qualcosa, qualche libro. Sei all'interno del tuo coso. Faccio un'altra domanda per capire un po' come funzionano le abilità. Cioè, ci sono le skill e i domains. Le skill sono cose che fai e sai fare, eventualmente, se ce le hai, e quindi tiri un 10 in più. I domains invece sono aree di interesse su cui tu sei specializzato. Accademia, che teoricamente sono studi accademici, ma se lui avesse letto, cosa ne so, un libro di medicina sì, piuttosto che non un bimbo pedagogia, può campare fino a 2 giorni senza cibo. Che poi non vorrei che poi facesse diventare accademia un po' cheat, però mi no, sembra. Beh, ma anche occulto, guarda. La 10 conta solo il più alto. Conta solo il più alto. È un critico? Sì, è un critico. È un critico. Strano che il primo tiro di Roberto sia sì, un critico. Grazie di essere tornato, Claudio. È sempre bello, sono sempre contento di vedere così. E no, perché ultimamente sto facendo dei tiri di merda alle leggere 5 anelli. Sì. Oh. Comunque, guardando un attimo le cose che hai intorno, innanzitutto trovi un pupazzetto da dargli e non lo calma, però almeno attira la sua attenzione, quei pochi istanti che ti permettono per ripensare a dove avevi lasciato il tuo biberon di quando eri piccolo, che è sicuramente qua da qualche parte. Ok, cerco in giro. Lo trovi e trovi anche addosso alla levatrice. Sì, prendo tipo un manico di scopa. Spingo la levatrice lontana, poi tipo le alzo il braccio sempre col manico di scopa, vedo il sacchetto, lo prendo col manico di scopa, lo allontano con una faccia un po' disgustata. Sai che non è come daresti a qualunque altro animale mammifero all'interno della spira o fuori del latte. È più della roba proteica simile a quella di Matrix. Ok, allora riempio il coso. Prima glielo lascio... Aspetta, tra quanto muore? No. Non muore se non gli do da mangiare adesso, subito. No. Ok, allora gli riempio tutta la pappetta, gliela metto di fianco e faccio ok, mangia e esco. Se non si crescono da soli subito, è ovvio che è importante farli nuotare questi bambini qua, è giusto, bravo. Poi io tornerò e ci sarà ancora il biberon lì. Ah, forse, però... Fuori dal gallo. Intanto sì. Descrivi anche il gallo in allora, sella. Allora, sì, il gallo in sella è questa locanda, questo pub, in realtà non è una locanda, è un pub, appena, praticamente è vicino a questo porto nord, che è un po' il dominio di tutti i cavalieri, perché c'è un sacco di commerci, quindi ci sono un sacco di gente da proteggere, barra taglieggiare, per farsi dare la mazzetta, per non spezzargli le gambe. Ci sono 9.000 pub. Ci sono 9.000 pub, esatto, tutti quanti entrano a bere, tutti quanti hanno bisogno di buttare qualcuno in acqua o di non farsi buttare in acqua da qualcuno, quindi c'è sempre lavoro. I cavalieri tendono a essere... fieri del loro cavalierato, e quindi devi immaginarti l'armatura che indosso. Io soprattutto, hai presente quando una persona ha un tatuaggio ed è bello, ma poi se ne fa troppi e si perde in un caos ecco, la mia armatura è cesellata così, cioè ha un cesello, ah bello questo, però poi si perde in una marea di roba che non si capisce, alcune sono smaltate, alcune sono tribali, alcune sono disegni, non si capisce niente. Abbiamo queste armi, questa lancia da cavaliere sulla schiena. E in questo momento, fuori dal pub, che appunto ha questa insegna dipinta, colorata come i pub inglesi, fuori di un gallo sulla sella di un cavallo, io ho questo sacco di bottiglie in mano e sono molto vicino dove ho bevuto con te, perché sto cercando il buco dimensionale dove buttare la pattumiera. Perché non è possibile che si crea sempre la pattumiera, quello lì ha trovato un buco per nasconderla e io non lo trovo più. E giusto casualmente ti compare lui davanti in quel momento. Ti saluto con un rutto e faccio: ah, che bello! Almir, vieni, devi aprire il buco! Apri il buco!
È metallo. È di metallo. Il buco della pattumiera. Gael? Sì, sono io. Ah, vieni. Non c'era tutta quella cosa addosso l'ultima volta. No, perché poi ci ha pensato il maniscalco. Comunque, esatto, vieni, abbiamo del percorso da fare. Ah, mi porti a buttarlo? Sì, praticamente sì. Mi carico questo sacco di bottiglie. Seguimi. Sulla schiena. Dove andiamo? Io ho da fare. Ma intanto mi serve il tuo... Come te la cavi con i bambini? So che non bisogna dargli la birra sopra i 5 gradi. Fatto, perfetto. Non era birra. No, però la birra è importante, eh. Sono un sacco di carboidrati. Allora prendi un po' di birra. Ok. E ci rivediamo qui. Ti porterò per la strada un po' più lunga. Così posso ridarti le tue bottiglie. No, io devo darti anche queste, devo buttare via anche queste. Sembra un'ottima idea. Ti aspetterò qui. Gael, muoviti, abbiamo la gara di rotti, ci abbiamo. Ho da fare. Prendo due bottiglie della birra più leggera che c'è, e quella che va bene per i bambini. E inizio a portarlo in giro per la spina per l'ingresso, quello normale. E io ho sto sacco di... C'ho l'armatura, ho la lancia e ho sto sacco di bottiglie e due bottiglie di birra in mano e ti seguo. È un piacere vederti indaffarato, è importante. Tutti abbiamo bisogno di occuparci della nostra... Del nostro ambiente. Io non so ancora dove abiti. Tu sai dove abito. Io ogni tanto dovresti venire a bere. Grazie, è un'ottima idea. Lo farò sicuramente. Il primo giro è sulla casa. L'offre la casa. Mentre girate per strada alla ricerca di un ingresso comodo che non... Tu vedi ogni tanto che su dei muri busso. No, non è qui. No, le prostitute si sono spostate, le prostitute non ci sono più qua. Ti dico io dove sono se le cerchi. Possono vedere... Ah, d'altra parte il lavoro non vuol dire assolutamente un'istruzione scarsa. Ma poi soprattutto... Anzi, mi hanno detto ci sono bei soldi in quell'ambito. E poi soprattutto loro sanno come non farti finire i casini con sta legge nuova, Loro sono capaci. Legge nuova? E quella schifezza lì dei figli, è presente? Da quanto c'è questa legge? Un po' di mesi. Ah, allora sì, ok, sicuramente. Le ultime settimane non ci facevo caso. Ah, giusto, la legge. Ah, è vero. Una storiaccia, Già, soprattutto oggi. Dovremmo camminare ancora a lungo. Forse dovrebbe essere dietro due isolati più in là. Vabbè, lo seguo. Andate avanti nella direzione in cui ti ricordi più o meno ci fosse un ingresso e lungo la strada noti, Sir Gael, sì? Delle cose a cui Almir... fa poca attenzione perché è perso nel suo mondo. Sì. Passi davanti ad altri pub, ad alcune case, e noti che ci sono delle guardie cittadine Elfir che stanno facendo... Che è una roba rara? È una roba abbastanza rara, che si spingano qua dove non ne frega un cazzo di venire, sostanzialmente. Ma loro tipo sono super armaturate, perfette, loro sono splendenti. Le armature del Signore degli Anelli. Ah, ok. Sì, quelle glaive, esatto. Bellissime, proprio. Stanno facendo domande, ovviamente qualcuno subisce delle domande un po' più violentemente, altri stanno solo rispondendo al meglio delle loro capacità, però vedi che rispetto al solito ci sono parecchie guardie cittadine in giro per le strade. Stanno disturbando qualcuno di particolarmente sfigato? Assolutamente sì, assolutamente. Cioè qualcuno sì, che proprio non se lo mette, un poveraccio, un pezzente. Gente, quelli che non sono nei pub, che magari se lo possono pure meritare, vedi che ci sono un po' di quelli che chiedono elemosina per strada, che tu ormai conosci bene perché sei della zona, li bazzichi spesso. E uno di questi è stato proprio sollevato per il bavero, lo stanno tenendo qualche centimetro da terra, mentre uno si sta evidentemente preparando per sferrargli un pugno nello stomaco. Domanda, violenza contro un elfo è tipo pena di morte? Sì, in genere sì. Anche se, soprattutto, ovviamente quelli nobili, però anche una guardia cittadina, comunque hai osato alzare le mani contro uno dei tuoi overlord. No, più, ok. Senza considerare che se per caso finisci in galera per qualche giorno perché hai menato una della guardia cittadina che era un elfo, non ti dico che sei processato, però una volta che sei in galera cosa ti succede, dato che le altre guardie elfiche sono... Però potrebbe anche capitarti che mentre sei in galera ci sia un gruppo di riottosi elfi scuri che ti fa evadere perché lui è l'unico che è riuscito, ha avuto il coraggio di alzare una mano contro un elfo. Oppure muori. Oppure muori.
O magari entra uno tutto tatuato con un piano per farti uscire di prigione. Che è anche possibile. Io ho un tatuaggio qua. C'è una mappa. La spira. Ma non c'entra niente. No, è di Ramello. Esatto. Io farei questo. Mentre passiamo di fianco a questa scena, urto io il sacco di bottiglie contro il poveraccio, lo lascio cadere che le bottiglie si spargono ovunque, prendo il poveraccio per la collottola mentre sto tenendo anche l'Airfear e gli dico: testa di cazzo, cosa hai fatto? Guarda cosa hai fatto! E gli do un ciuffone cercando di fargli il meno male possibile. Io faccio 3 passi indietro. Ok, fai una prova di deceive. Low society vale? Assolutamente sì. La difficoltà è 0 standard, quindi okay, non togli dadi. Ok. Oh, e c'era un 10. C'era un 10? C'era un 10. Il ventilatore. L'ha messo apposta qua il ventilatore, Claudio. Perché sono strozzo. Winds of Change. Vabbè, subisco stress, immagino. 3 dovrebbe essere fallimento 3 base. Fallimento. Tu, sì, vai addosso al poveretto. Le bottiglie. L'idea era di strapparglielo di mano, però. Le bottiglie cadono. Ti avvicini per prenderlo per il bavero. E però, purtroppo, scivoli su una delle tue stesse bottiglie, sbattendo la faccia praticamente contro l'armatura di una delle guardie cittadine che ti scansa indietro, le altre si fanno davanti a te e no, si mettono... signoria, mi scusi, è bellissima quell'armatura, altro che la mia, cioè. Levati subito se non vuoi che le cose peggiorino molto. È riuscito a scappare il poveraccio? No. Cazzo. È fallito. Vabbè, ci ho provato. Devo subire qualcosa? Allora, prenditi un stress per ora in reputation. Perché una delle guardie guarda la tua armatura, ti guarda fisso in faccia. Tu sei uno di quelli del gallo in sella, vero? È per servirla, signore. Verremo a fare domande anche a te dopo, non ti preoccupare. Bene, le domande sono importanti. Raccolgo in qualche modo le bottiglie e me ne vado. Guardo il poveraccio, non ci ho provato. Lui ti guarda con gli occhi già un po' gonfi perché avevano già iniziato a fargli domande. E appena ti allontani senti che ricominciano a fargli domande. Vabbè. Ah, giusto, non ci sono. Io sono una pacca sulla spalla. Non bisogna mettersi in mezzo alle guardie e alle loro domande, anche se sicuramente vedi, per questo l'istruzione dovrebbe essere importante, perché con le parole si ottiene di più. Perché con le parole. Che risposta si può dare a un pugno nei reni? Solo e non si capisce, nessuno capisce niente, nessuno ne esce acculturato. No, però se entri nel mio pub, se due di quelli entrano nel mio pub, magari non è che non escono acculturati, non escono proprio, e quello è bello, capito? Ma perché è diverso lo scopo, tu non stai cercando di fargli domande in quel caso. O comunque domande a cui vuoi quella risposta. Beh, sì, tipo, che cazzo siete venuti a fare qua? Non potevate starvene nei piani ma alti. Ma sono domande retoriche. Cioè? Non ti interessa la risposta, l'importante è che prendano il tuo pugno. Sì, sono le domande migliori. Vedi che siamo d'accordo, andiamo d'accordo io e sì, te. Sì, dovrebbe mi piaci. Essere proprio qui. Trovi una porta, effettivamente, che ti ritrasporterà dentro al Vermissian. Pronto? Ah, finalmente possiamo buttare tutto sto peso. Sì, sì, ma dobbiamo entrare anche noi. Nella pattumiera. Bisogna sistemare un po' di cose. Un compattatore di rifiuti. No, è stata messa in ordine. Sempre a faticare stiamo, vabbè. Beh, per caso la nostra vita. E vi do una spintarella dentro. Tu fai una ottima pronoma. di occulto. E resistere. Cosa bello. Esiste aiutare in questo gioco? Dovrebbe, sì, ma non mi ricordo. Se hai una skill che può che c'entra con la prova che sta facendo, lui tira un dado in più. Ho occulto. Quindi tiro 2 dadi? Quindi tiri 0 resistere. E non ho resistere. E ah. Qui o ce l'hai o non ce l'hai. O resistere è inutile. Resistere. Io sono più uno che le dà. C'è il Boristeria in questo no, gioco. Dai, 8 è successo. 8 è successo. Ok. Occulto per Boristeria. Certo. Beh, no, quello c'ha senso. Esatto, sì, esatto. Tra l'altro sì, in questo gioco c'è Occulto per Boristeria, anche Carisma per Boristeria. No, però sì, Occulto per Boristeria c'ha senso. Compel più Erboristeria. Sì, sì, perché sì, non sì. C'è Erboristeria. Erbe occulte. Con Compel più Erboristeria qua lo puoi fare. È vero. Esatto. Erboristeria potrebbe essere una specializzazione di ora. Esatto. Ok, comunque 8 non ho preso... Ti viene un filo di urto del vomito, ma sei abituato. Sì, è...
dovevo fermarmi al quinto. Anche perché c'era un muro lì. Bene, ci siamo. Torna utile però per non schiantarsi contro i muri. Tra l'altro vedi in un angolo che c'è una pila di bottiglie vuote, ma impilate bene e pulite. Poi lo metto a posto, sicuro, tranquillo che poi lo metto a posto. Ah, ok, sì, stai lasciando. E inizi a sentire anche tu le urla di un bambino molto molto piccolo. Credo che non gli sia piaciuto che tu abbia buttato le bottiglie per terra. Alle bottiglie? No. Adesso ci faccio caso. Ah, c'è il bambino, sì. Queste le ho tenute. Vado dal bambino. Giri dietro a una pila di scarti, roba, non è ben chiaro che cosa siano, per te non vogliono dire nulla, e dietro trovi la levatrice morta, rigirata su un fianco, e per terra di fianco a lei c'è questo bambino. Vabbè. Che sta ancora uscendo quasi del tutto dall'uovo tipico dei drow, ma il suo aspetto è quello tipico di un elfo alto. Ah, non è una roba nuova degli elfi, è tipico dell'elfo alto. Pensavo fosse tipo una cosa strana anch'io. Cioè, io ho sentito che qualcuno buttava i cadaveri e i bambini che non voluti nella pattumiera, ma il bambino di un elfo alto. Ma questa poi è una pattumiera molto difficile da trovare. No, come dice portato? Perché io so dov'è. Vabbè, comunque. Quanto l'hai cercata questi giorni per buttarci la roba? Però sai come quando si beve un po', poi i posti non è che li trovi subito. Vabbè, però. Cosa non. Penso che abbia bisogno di qualcosa. Stappo una birra e. No, a parte gli scherzi. C'è il biberon di fianco. Ah, ok, beh. Vabbè, c'è una birra, la metto sul biberon. Vabbè, c'è da bere, quindi. Vabbè, beh, sì, ma non l'ha bevuto, si vede che non ha tutta questa fame. Non lo so, allora, io due basi di medicina ce le ho. Non so, posso cercare di capire quali sono i suoi. Non serve medicina per dare un biberon a un bambino. Ma no, ma il bambino stava. Vabbè. Ok, che prendo cazzo? E gli. Non adeguati a Roberto che fa personaggi dissociati mentalmente. Io sono un hooligan ubriaco. Ma vuol dire che i bambini li hai sempre acuiti tu quando tua moglie era riversa al suolo nel suo vomito. Cioè, ci sta che lo studioso non ha mai visto un bambino di quell'età in vita sua. Allora, gli do da bere a questo bambino. E inizia a calmarsi un po', beve all'inizio. E... Non lo starei viziando. E adesso che ce l'hai in braccio, noti che è ancora più particolare di quanto pensavi, vedendo la scena prima, che già era parecchio particolare di suo. Non imparerà mai da solo se fai così, però. No, perché muore prima. No, più che altro vedi che adesso che è più vicino e apre gli occhi mentre sta mangiando, gli occhi invece sono quelli bianco latte tipici di un drow. Aspetta che... Non è che è tipo dell'acqua o del caffè, meglio ancora? Sì. Perché ho paura di stravedere in questo momento. No, no, c'è veramente. Ma anche tu vedi questi colori? Vedo dei colori, sì. Un po' atipici. Cioè lui è come agli occhi di un drow, ma la pelle di un elfo. Beh, ma magari non si... Poi schiarisce la pelle e oscuriscono i capelli o cose varie. Di solito sono diversi quando sono piccoli, no? Non funziona così. Sei tu lo studioso. Beh, non ho mai studiato su bambini. Però la maledizione l'hai studiata. E la maledizione colpisce tutti i drow in maniera infallibile sempre. No, ok. Ma magari tra una settimana. No, da subito. Vicina. Ah. Ok, quindi forse è un elfo. E sarà nato cieco? Da un uovo. Muovo il dito. Anzi, tolgo il biberon e muovo il biberon. Vedi che cerca di. Lo segue? Di seguirlo. No, non è nato cieco. Ma sì. Soprattutto gli elfi alti non nascono dalle uova. Giusto. Nascono come i bambini normali. Senti, io non so che fare, però ce n'è. L'ultima volta che ho avuto un casino con gli elfi alti, io ne sono uscito grazie a un tizio che sta al mercato quello ricco. Ok, perché la mia idea al momento sarebbe quella di prendere entrambi, metterli nel sacco dove tenevi le bottiglie e scaricarli da qualche parte. Ah, vabbè, ma è un povero bambino, è una creatura, non si fa. Beh, povero, adesso presumiamo la sua. Ma magari, casta, magari è albino. Beh, cioè, è nato da un uovo, sei uno di noi. Sì, ma è illegale.
questa levatrice, se fosse stata perché istruita... È legale la pattumiera che tieni nel tuo ortobottega qua, che nessuno conosce? È semi-legale. Semi-legale. Non apertamente illegale. Veniva usata secoli fa. Questa legge è recente, la levatrice avrebbe dovuto saperlo invece di scaricare a te questo problema. La levatrice avrebbe anche dovuto non prendersi un coltello in gola, però si vede che ha fallito, cioè magari può capitare. Vedi magari... che ci sono anche fuori di proiettile. Beh, non mi sembra proprio il caso di essere, non mi sembra neanche molto saggia essere in un ambiente dove ci sono proiettili e coltelli quando si accudisce un bambino illegalmente. No, però se i proiettili e i coltelli vengono nel tuo territorio in cui proteggi i bambini, è giusto scappare e finire, vabbè, in una discarica, è l'unico posto che ha trovato. Avrebbe creato tu segui me, segui me, come si esce da questa discarica? Dove devi uscire? Al porto quello ricco, al mercato quello ricco. Ok. E ci sta un tizio che è capace di trattare con gli elfi alti. Magari lui ne sa qualcosa, magari qualcuno vuole adottare, magari, non so, lo fanno andare a scuola, che ti piace tanto. Ok, possiamo provare. Mi guardo intorno, vedo le pieghe, come sta messo il tutto, e però voglio prima provare a fare una cosa. Voglio prima aprire anche in un punto qualsiasi per buttare fuori il corpo della tizia. No, aspetta, prima di buttarlo fuori quello, io voglio guardare come, cioè, se posso capire qualcosa delle ferite. Ok, allora noti intanto appunto che ha dei fori di proiettile addosso, che le proiettili tecnicamente sono illegali per quelli che non sono soldati. Esatto. Okay. E però molti elfi alti spesso hanno anche, come cosa un po' esotica, delle guardie del corpo umane. Vivono poco, hanno delle cose interessanti e sono abbastanza economici da avere. Non quanto un drow, però è sicuramente più esotico avere un umano al tuo servizio che un drow, che ce l'hanno tutti. E devo tirarti qualcosa o...? E poi fai una prova a questo punto di fix o di investigare, quella che scegli tu, per me è uguale. Sì, io uso ovviamente fix e domini. Crime conta come dominio? Oh, beh, sì, assolutamente, in questo caso sì. Due sono qui, sono tre dadi. Beh, ha fatto un 8, che è già qualcosa. Beh, resta 8, successo. Allora, vedi che i proiettili sono arrivati tutti dalle spalle della levatrice. Ok. E noti che era anche stata picchiata, sembra. Sembra che si sia difesa? Si è difesa, ha dei lividi addosso, non riesce a capire benissimo di che tipo, cioè che cosa li abbia causati, se un pugno o una mazza o qualcos'altro. È chiaramente morta a causa del dissanguamento per... troppe ferite. Per i colpi di proiettile e non ha idea di che cosa sia successo, però a un certo punto, perché le manca un pezzo di una gamba. Ah, ok. Ma tipo morso? Tipo no, tipo tagliato netto. Di netto. Abbiamo finito? Eh sì, un po' di la spingo, la spingo col bastone in un angolo e la copro con un telo. Ma scusa, tu non sei nato da una levatrice, un po' di rispetto per... Ma è morta. Ho capito, però, cioè, almeno una benedizione della... possa la signora Lucente condurti nell'aldilà. Ci voleva tanto. Penso ci sia già stata, e la signora Lucente, se poteva intercedere, l'avrà già fatto. E vabbè. Però sarà un lungo viaggio con un bambino andare fino al porto. Ehi. L'uscita è sempre la stessa. No, ma tu non hai mica una porta su ovunque questo posto? Beh, solo in alcuni momenti, non sempre. E la posso usare una volta a sessione. Vabbè, però non ho più le bottiglie, più leggero. Vogliamo mettere in un sacco? Io vado dove penso di trovare lui. In un sacco? Giustamente. Non in un sacco! Poi non respira! Ma tu vuoi portare un bambino elfo in giro per la strada? Ma no, lo avvolgi in una specie di telo. Ah, ok. In modo che faccia... Quindi vuoi un telo e tolgo il telo dal cadavere della tizia. Vabbè. Va bene. Che schifo. Portiamo un bambino che strilla per tutta la città piena di guardie che lo cercano. Potrei avere un modo per non farlo strillare. Prendi la lingua. No, se prende il biberon non...
Sì, sta un po' tranquillo, non sai quanto certo. A lungo funzionerà questo trick. Se hai abbastanza culo, se gli dai da mangiare, no, dopo però, che pianto tutto sto tempo, crolla esatto. Io uso la mia abilità The Vault. Mi riguardi cosa faceva esattamente? Devo fare allora, di ogni volta che sei dentro al tuo spazio temporale, che mi dava degli aggeggi. Non devi fare una prova, ma trovi gli aggeggi che ti permettono di fare una prova di investigare su qualunque soggetto. Ah, ok. Ad esempio, se devi analizzare un metallo in maniera alchemica, ci trovi tutta la roba. Ok, ma riesco in questo caso a trovare qualcosa tra varie magari erbe o cose che posso avere lì per sedare un bambino? Sì, fai una prova di, in questo caso fai una prova di investigare più erboristeria, vedete che è importante, e più accademia. Ok, specializzazione erboristeria. Potresti anche prendere il NAC erboristeria. Ottimo. Ok, ottimo. Sì, successo pieno. Non critico, ma è successo. Ah, giusto, è una volta a sessione che posso prendermi il NAC, sì, se voglio. Allora, no, ma se non ho capito male, tu puoi prenderti il NAC e ti dura fino alla fine della sessione. Sì, però sì, lo dovresti fare all'inizio della sessione. All'inizio della io sessione, detto, non sapendo ancora che tipo di cosa era. Okay. Puoi farlo la prima volta. Quindi no, non lo prenderò su erboristeria, lo prenderò su occulto. No, il NAC è solo sulle skill, no? No, sì. Su due. Anche no, sui domini? No, sì, questo nel, ah no, è anche sui domini, sì, sì. Anche sui domini. Allora sarà qualcosa di occulto, poi ti dico cosa. Ok. Comunque, comunque trovi una roba molto leggera che non farà nulla a un bambino, ma che lo farà dormire per qualche ora. Okay, faccio un attimo, metto il biberon, fagli mangiare un po'. Eh sì, così cresce, bravo, sta imparando. Beh, spero che cresca, così è un po' inutile per la società. Comunque dopo un po' vedi che smette di... Io gli controlliamo e noi che figli siamo, beviamo noi che figli siamo. Smette anche di bere dal biberone, vedi che proprio gli occhi gli si appesantiscono e si addormentano. Vedi che le nina nane funzionano. Non credo che capisca esattamente le parole, credo che sia più la melodia. Sì, sì, l'importante è quello. E usciamo. Sì. Per andare verso dove lui dice che è il posto migliore. Il mercato degli azzurriti è un po' lontano dalla zona dei pub e dovete salire di un paio di livelli. Per vostra fortuna il bambino rimane addormentato e le guardie sono probabilmente interessate a un altro genere di persona. Voi non siete nel mirino delle guardie in questo momento. Il mercato è un bel mercato. È un bel mercato. È un bel mercato. E certo. Tu al mercato dove stai? Io al mercato sto all'interno della zona dove ci si ristora. Io non sono dove ci sono i negozi. Io sono praticamente in pianta stabile in due o tre dei locali migliori che ci sono al mercato per ristorarsi, prendersi un momento di pausa e bersi qualcosa di buono. E le persone che mi cercano sanno tendenzialmente che mi trovano in quella zona a bere qualcosa di buono, offrire ovviamente qualcosa di buono a mie spese e ascoltare qual è la necessità che loro hanno. Ok, quindi voi giungendo al mercato sapete vagamente da che parte andare, perché Da questa parte si tratta bene. C'è una persona che conosco di qua. Sì, anch'io c'è una persona, però prima guardiamo quella che conosco io. Ok, mi fido di più di me. Io lo dico lo dico perché lo deve sapere il master, cioè perché potrebbe doverlo sapere il master. Sir Gael non lo sa, però tu lo sai, il mio buon con lui è che appunto l'ho tolto dai guai, ho pagato un suo debito. Lui aveva ammazzato per sbaglio il prezioso cane barboncino iper mega selezionato da compagnia di un Elfir. Paris Hilton. Esatto. Elfir Hilton. E ovviamente stava per fare una fine orrenda, cioè non ti possono ammazzare per una cosa del genere, però magari... Ma c'era già uno dei peschini che stava per dichiararlo legalmente morto. Esattamente. Io ho comprato la sua sicurezza
prendendo il cane, dato che io ho, come si dice, ho contatti con i becchini, prendendo il cadavere del cane e dandolo all'acerrimo nemico di questo Elfir, che è un altro Elfir, che peraltro ha compulsione per mangiare carni esotiche. Io gli ho detto, tu ti mangi il cane, a spregio di questa persona, se però mi tieni fuori dai guai, chi l'ha ammazzato? Ok. Ok. Domanda, visto che c'è quella cosa lì, io mi sa che il tuo nome lo so. Tu lo sai il mio nome. Come mi chiamo? Mi chiamo Dark Megres, non lo sa il suo nome. Ma fa niente, mi chiamo Caratryl. Nome, nickname di un nostro amico, del personaggio di un nostro amico, esatto. Di Alessandro, che ha giocato con Gioia Sidequest. Sì. Sì, io mi chiamo Caratryl. Con chi stai bevendo in questo momento, mangiando quello che è? Io in questo momento sto bevendo con quello che sembra essere un... cioè, nel senso, con un Elfir, con un politico locale, è uno del ministero. Sta chiedendo... stiamo parlando amichevolmente di quello che è l'importazione da fuori dalla spira di alcune spezie che a lui piacciono molto. E lui si sta alzando in questo momento perché abbiamo finito la nostra contattazione. Io ovviamente gli ho offerto un piatto che ovviamente aveva quelle spezie che lui tanto voleva e che mi ha chiesto di importargli. E vedi arrivare qualcosa che potrebbe rovinare la tua contrattazione, nonostante tu abbia avuto modo di speziare molto bene questo piatto, perché quel povero Sergile che tu hai aiutato non è esattamente una persona da portare in alta società. No, decisamente no. Una bravissima persona, per carità, forse, però... però è uno di quelli che senti arrivare da parecchio lontano, perché l'ultima doccia era ancora nel pre-guerra. Quando, nel momento in cui lo vedo entrare, chiamo velocemente il cameriere e gli dico, ragazzo, sii cortese, servi da bere a quell'uomo e trattienilo almeno per 5 minuti. Gli do, come si dice, gli do due monete in mano, più, facendole scivolare dalla tasca, altre 5 monete di mancia, in modo che il mio ospite non veda quello che sta succedendo. Ok. E dopo cerco di sbolognarlo in fretta. Ok, e il ragazzo però ti dice, solo a lui o anche al suo accompagnatore? Mi volto. Guardi meglio, c'è anche un'altra persona che purtroppo per te conosci. E la mia giornata si fa nerissima. E che è altrettanto poco socievole, per motivi diversi. Servili entrambi, avrò a che fare con loro appena ho finito questa piacevole conversazione. Sì, mi guardo intorno. Questo è un mercato ricco, cioè sì. Un posto, tipo il bazar. Vedo qualcuno che riconosco. La gente che beve il tè. Tu, vedi... E poi immagino di riconoscere Ted, lui ha detto che fa parte del ministero il tizio, io lavoravo per il ministero. Eh sì. È probabile. Tu vedi me con una, cioè nel senso con un picco, una gocciolina di sudore. Aspetta un attimo qui, e io vado dritto verso... Vieni intercettato da un ragazzo con un vassoio che ti ferma e ti dice, il mio padrone mi ha chiesto di servirvi da bere mentre lui finisce i suoi affari. Certo, lui prenderà sicuramente da bere, cerco di passarlo. No... ha esplicitamente insistito perché Lord io Edwin. Io non Lord lo disturberei. Vedi che l'altro Elfil si gira. Che cosa, come lo conosci? Lavoravi al ministero, ma no, che cosa facevi? Io ero l'assistente personale del ministero dell'istruzione. Lui è uno di un ministero a cui sono state mandate delle mail e ancora non risponde, perché ovviamente non mi risponderà a me mai, è perché è un elfo questo, no? Sì. Alto. Non vuole rispondermi a me, perché vuole, penso, non so le cose delle meccaniche dietro, però in poche parole io sto aspettando una risposta da lui. Difatti vi faccio, Lord Tedwin, stiamo ancora aspettando il suo consenso, vorrei ricordarle, non mi spinga per piacere, le mani. Io guardo l'elfo alto si rigira verso l'azzurrita, io guardo malissimo, cioè dopo aver lanciato un'occhiataccia io come ti chiamo? Almir. Gli lancio un'occhiataccia e gli dico,
riguardo l'Aethir, gli dico: mio lord, questo spiacevole inconveniente sarà sicuramente compensato con qualcosa di più di un prezzo di favore rispetto a quello che stavamo trattando. È imperdonabile che lei sia stato disturbato in questo modo. Spero che sarà sufficientemente ricompensato. Non vorrei dover tornare un'ulteriore volta a rinegoziare i nostri accordi. Il fastidio non rappresenta in nessun modo l'avere a che fare con la mia umile persona. Sarà più che soddisfatto. Me lo auguro. Non vorrei dover perdere un valido commerciante. E gli faccio un sorriso mellifluo. Io sto scrivendo una nota al cameriere che mi ha spinto quasi fuori da consegnare a Lord Edwin. Sì, sì, proprio ti stanno facendo ormai capannello. Prendo il coso, scrivo al volo e dico: consegnate questo, è importante. Lady Shalendra non può aspettare altre 2 settimane per quel rapporto. Uno dei due ragazzi ti fa di sì con la testa, prende il tuo messaggio, viene al tavolo e dà però il foglietto all'azzurrita dicendo: il signore insiste che io consegni questa cosa al suo ospite. Certo. L'altro là. E me lo infilo in tasca. L'elfo alto si alza, se ne va, non, ovviamente non ti stringe la mano, non si gira nella direzione di Almir e anzi va nella direzione opposta. Per te, Edwin, ci sentiremo, buona giornata, a lei e a famiglia. Ma qualcuno non aveva promesso da bere qua? Sì, a te hanno portato da bere. Ok. Però è una cosa un po' fuori dai tuoi canoni, perché è una specie di daiquiri... con delle strane le palme, gli ombrellini, sì, gli ombrellini a forma di spina. C'è una strana roba che è rossa e succosa appiccicata sopra, che non hai idea di che cosa sia. Io sto masticando il nocciolo di quello che c'era dentro in quel coso. Tutto molto strano. Buono, però strano. Io mi alzo subito e vi guardo e vi dico: signori, seguitemi pure nel separé. La prossima volta con lui, perché lui in realtà, cioè, perché Almir, per quanto rompi balle, cioè è lavora col ministero, io ci posso anche avere a che fare con lui, però la combo rompicoglioni e persona puzzolente dei piani bassi non... E tra l'altro vedi che lui ha un fagotto abbastanza grosso in mano. Buongiorno, Mastro Trill. Ti fulmino con gli occhi, lo sai. È uscito per molto meno. Molto meno. No, sai, noi non abbiamo quasi mai parlato dopo che tu mi hai sgamato e mi hai detto di smettere di dare io le informazioni ai tizi e rubarti i soldi. Poi io so cosa fai in realtà, però nemmeno blackmail che... Può riferirsi a me come deliziante, si sarà confuso. È un confuso. Nome terribile. Beh, è il nome. Deli, non chiama Deli. Non è un nome, è una professione. No, non è una professione, io faccio il mercante. Mister, ma accomodatevi. Deli. Mastro Deli. Mastro Deli. Mastro Deli, senta, sì, in privato è perfetto. Esatto. Mi raccomando, quel messaggio che vi siete intascato. È importante che raggiunga Lord Ewin. Perché altrimenti potrebbero esserci grossi problemi in alto. Sono assolutamente sicuro che farei in modo di farglielo avere. Lady Shalendra è una bravissima e tollerante e... grandissima donna, ma la sua pazienza è molto sottile. Sono, e mentre vi faccio vedere sedere, vi dico: sono sicuro che gli Elfir potranno sbrigare questo piccolo alterco fra di loro senza scomodare. Ma di solito non sono capaci, per quello ci siamo noi. Certamente. Io sono già seduto con i piedi sul tavolo. Chiaramente. Fin tanto che siamo nel separé non me ne frega niente. Ser Gael, se ha bisogno di un'altra dose gli do la, sai, cosa tipo la giapponese, quella piegata, il triangolino. Ma per il... Siamo sicuramente tutte persone molto impegnate, mi chiedo cosa l'ha mangiata. Ok. La prova schifo, la sputo subito, cioè è indisgustosa. C'è la lingua un po' anestetizzata. Signori, lappa tantissimo questa polverina. Mi chiederei cosa ci fate qui. Il guaranà. Ricordiamo il guaranà. È il contrario. Ricordiamo il guaranà masticato. Analog. Esatto. Vi faccio segno in maniera abbastanza eloquente con le mani di sedervi e vi dico: cosa vi porta qui? Scopro il... Cioè, adesso io non sono un esperto. Però tu è che... strano. Anche è strano. Cioè, lo vedi. Poi è uscito da un uovo. Sta dormendo, quindi ha gli occhi chiusi. Sì. Però cosa ti dice che è uscito da un uovo. Che è molto strano.
E hanno ucciso una levatrice che non si fa. Sergaia. Le levatrici non crescono ai bambini Elfir. Ovviamente. Ci mancherebbe anche questo. Io vado a chiudere bene la porta. Sergaia, lei deve essere evidentemente più ubriaco dell'ultima volta. No, no, dice il vero. In realtà sono stato io a chiamare Sergaia in quanto il mio percorso accademico non mi ha permesso di interessarmi molto a come comportarsi in caso che un bambino abbia fame o come capire il segnale, se è la differenza tra è fame, se l'è fatta addosso, ha bisogno di qualcos'altro. Se l'è fatta addosso è facile. È stato trovato nel Vermissian insieme a una levatrice bucherellata. E se a proposito mi servirà un favore per rimuovere un cadavere e anche delle macchie. Per quale diavolo di motivo siete qui? Perché tu sai trattare con gli Elfir, questo probabilmente è un qualcosa che ha a che fare con gli Elfir. Probabilmente bisogna ridarglielo. Magari qualcuno l'ha perso. Anche se so. Però soprattutto... Bene, Mastro Deli... Silenzio. Fate per favore silenzio. Scusa. Non... Fa piacere che comunque la spira sia così piccola. A quanto pare conosciamo entrambi la stessa persona. Se quello che dite è vero... Certamente è vero. Potrebbe essere stato interpretato in maniera errata e questo potrebbe aver creato una falsa verità, ma è abbastanza accurata come... Ora mi viene da dire a questo punto che vi state portando a spasso un bel rischio e lo avete portato qui, in un posto pieno... Sergaia sta portando a spasso. Eravate assieme, vi ho visto assieme. Oh, le porte per il Vermissian sono molte. Io spero che ce ne sia una qui vicino, perché eviterei di stare in un luogo accessibile al pubblico con quello, in questo momento. Che sta dormendo. Anche perché in questo momento senti che sono entrate dal rumore di metallo un paio almeno di guardie nella parte pubblica del... Oh sì, vi erano un sacco di locale. Guardie in giro per la spira che stavano facendo domande, anche se domande un po' stupide visto che le risposte non erano incomprensibili. Io... Però magari voi siete interessati a questo, sa? Io, con il vostro lavoro. Io so qualcosa di... di quello che... Cioè, di cosa si è mosso nell'alta società in questo periodo a riguardo di questa nuova legge. Allora... Ci sono degli alterchi, persone che si sono espresse. Fai una bella prova di investigate e alta società. Ok, quindi tiro 2. La difficoltà però è 2. Quindi... Cioè, 1. 1, quindi tiro 1 di 10. Esatto. Aspetta, una cosa, domanda velocissima. Fai questo. Quando l'abbiamo vista noi che usciva dall'uovo? Usciva dall'uovo in maniera certa, tipo c'erano ancora delle cose attaccate all'uovo, eccetera, o è possibile che abbiano preso un bambino e nascosto in un uovo? No, no, era... C'era tipo il cordone, sì, varie cose. Tutta la placenta che c'è dentro all'uovo c'era appiccicata sopra. Allora, vediamo. 6, riesco ma un costo? Riesci con stress. Sì. Allora, uno stress su cosa? Su un... Te lo dico adesso, perché ti racconto che cosa è successo. Questo è tanto il primo stress che prendi. Sì, è il primo che prendo. Quindi comunque non servirebbe a nulla. Perché, regola, certo, quando giusto. Prendete dello stress, c'è da tirare per vedere se c'è una conseguenza, esatto, seria. Però dato che dovete fare meno... del punteggio totale di stress che avete finché è 1, non serve nemmeno tirare. Allora, tu hai sentito un po' di agitazione una decina di mesi fa, cioè appena prima che questa legge entrasse effettivamente in vigore, in tempi brevissimi, perché è stata discussa e approvata nel giro di 3-4 giorni, cosa inaudita soprattutto per i tempi biblici che gli elfi alti hanno in genere quando devono decidere qualche cosa. E c'è stata parecchia tensione intorno a questa legge, perché chi l'ha proposta non aveva evidenti interessi a farlo, non tanto per la Durance, ma proprio perché l'elfo che si occupa del ministero delle relazioni con i Drow, mm-hmm, non è l'elfo che ha proposto questa legge. In genere queste arrivano tutte da quel ministero. Certo. Invece a proporlo è stato un elfo che non fa nemmeno parte degli organi di governo. Sai che Eovan è un elfo
molto, estremamente ricco, che salta sempre fuori quando si parla di politica, pur non essendo lui direttamente coinvolto nella politica. Ok. Ma è uno di quelli che mette i soldi per gli altri elfi che vogliono entrare in politica. Ah, ok, è un lobbista. Sì, è un lobbista. La proposta però è arrivata direttamente da lui, cosa che di solito non fa. Abbastanza inaudita. Tutto questo però, senti che le guardie sono aumentate, non sono più due guardie fuori, e inizia a farti uno stress su Shadow. Chiaro. Perché senti che stanno... se ne sono accumulate un po' fuori... e stanno facendo domande, per ora ancora in maniera molto educata, perché comunque siete in una delle zone in cui anche gli elfi alti passano parecchio del loro tempo. Però si stanno facendo un po'... Io guardo voi due, sì, e vi dico... Adesso voi dovete sparire da qui mentre io mi occupo delle guardie, poi troviamoci in un posto sicuro. Se vuoi le guardie, se vuoi scattagliare via, le guardie ci possono essere anch'io, in maniera anche tranquilla. Spiegati meglio, hai penso meno di un minuto. Nel frattempo io inizio a battere sui vari muri della stanza. Una rissa è una rissa, le guardie ci devono prestare attenzione per forza, non importa tra chi. Comunque distrae la gente. Non so come vi conoscete, ma è un esperto in quello. Non sei ai piani bassi. Questa cosa sarebbe chiacchierata. Farebbe insospettire molte persone. Saresti sorpreso, ma mi fido. Sì, saresti sorpreso di quanto le voci in realtà possano essere messe a tacere molto velocemente. Io pensavo che tu, di sicuro, saresti più rispettabile. Se andassi in giro con un fagotto, nessuno si fa domande. Io penso che non capiate quanto è delicata la situazione. Conosco qualcuno che può avere a che fare con il cadavere. Smettila di battere dappertutto, per un favore. Attimo. No, qua non c'è nessun ingresso. Io conosco qualcuno che può disporre del cadavere e forse tenere, indico, il bambino senza nominare, senza dire il bambino. Ditegli di presentarsi qui. E gli ho un foglio di carta con un indirizzo, che è da dove entro io di solito normalmente. Me lo metto in tasca. Che però posso entrare solo io, no? Da lì. O uno un Vermissian, uno che sa usarlo. Sì. Non è il binario 9 e 3 quarti che ci passa uno. No. Okay. Ma anche al binario 9 e 3 quarti ci passano i maghi, i babbani andrebbero comunque a schiantarsi contro di me. Sì, ok, però tutti i maghi. Tutti i Vermissian possono Vermissian, entrare. Sì, ok, giusto. Ti faccio scendere con la testa. Quando? Con noi saremmo là tra pochi secondi. Ci vedremo fra qualche ora. Esco dalla tenda. Mentre lui esce, vieni con me? Vedo che è il mio bambino. Quindi io riprendo il bambino perché non si lascia qua il bambino. È chiaro. No, ma io non prendo il bambino. Vabbè, ci mancherebbe anche che prendi pure il bambino. Esco sorridendo e riferendomi verso l'interno del separé, dicendo... faccia grazie, faccia con comodo Lord Rao, e mi allontano andando verso le guardie con il sorriso più composto. Tratteni il respiro e io apro la porta, la back door per la permissione. Ok. Fai un altro bellissimo tiro di occulto più resistente. Ancora? Ogni volta che entri nel Vermissian. Vi ostinate a usarlo come se fosse... Mi aiuta sempre lui? Che tu sai, cioè... Facciamo che mi aiuta sempre ogni volta che entro o è la prima volta sì, conta? No. Comunque finché ti scorta. Bene, fallimento. Qua ti prendi un mind scuro. Cosa, quanto? Uno? Ma l'hai tirato il dado in più? Sì. Comunque. Uno solo di mind. È il primo anche per me. Esatto. Sì, perché ovviamente gli stress cosa vanno a fare? Prima... Si portano via le tue caselle di caratteristica, chiamiamola... Esatto, le tue resistenze. Per esempio io ho tantissima resistenza in silver perché sono un ricastro e... Puoi perdere soldi senza che ti intacchi le tue finanze veramente. Esatto, mentre invece Sir Gael, che è robusto, può perdere blood.
Però quando invece la resistenza non ce l'hai, gli stress si cumulano. Sì. Ogni volta che si cumulano si tira un di 10. Se tu hai un tot di stress accumulati pari a 3, il master tira un di 10. Se fa 1 o 2, se fa 3 non è successo niente, se fa 1 o 2 ti becchi condizioni. Le condizioni sono leggere, medie, pesanti. Ma lo fai anche quando è a 1? Sì, ma non, ma sì, cioè, ma non lo fa, è impossibile fare meno di uno. Non vale uguale, deve essere meno. Meno, no? Deve essere quindi meno. Il primo stress è gratis. Esatto. Sì. Quello che succede poi, cioè considera che è una condizione grave, vuol dire tipo... Cioè, alla fine di questa scena sei morto, giocatela bene, piuttosto che non... Impazzisci completamente. O c'è cioè, su Reputation è... Tutti ti vogliono morto, è meglio che lasci la spira. Cioè, okay. è pesante, grave. Mentre invece leggera è una cosa del tipo... Uno stress su mind leggero è... Sei confuso, quindi o esci da questa scena, eviti di incasinare le cose, oppure rimani in scena, puoi agire, però tutte le cose sono più difficili di uno per tutti. E elimini stress quando fai il refresh. Esatto. Quando fai quella cosa scritta qua sulla tua scheda, allora lì puoi pulirti le caselle. Pettorio. Eh? Fatto fuori dopo mezz'ora. Via! Ma infatti non si va. Lui ha fatto tanta strategia e me l'ha fatta usare. Colpa tua. Con tutta colpa mia. Non vuoi che si sta rimanendo il bambino in mano nel quartiere degli Elfi. No, tua. Assolutamente. No. Mandiamo un messaggio. No, andiamo noi di persona. Diamogli la birra. Allora, stavo dicendo, dopo essermi riferito a Lord Rao, come se fosse nel separé, esco dalla stanza e mi vado incontro a... Beh, in realtà neanche, perché dovrei andare incontro alle guardie? Mi siedo sui miei divanetti come se non la fosse e mi tengo fermo, cioè mi metto a disposizione per aspettare eventuali altri clienti. Tra l'altro tu sai benissimo che noi siamo ancora là dentro. Esatto, infatti io sto cercando di coprirvi, me la sto giocando al meglio delle mie possibilità. E a questo proposito fai un tiro di deceive allora. Ah, certo. 1 2 High Society funziona, vale? Sì, High Society funziona, vale. Hai altre cose che ci puoi appiccicare? Allora, no, deceive non è una specializzazione, High Society ce l'ho, quindi penso che tirerò 3 di 10. Perché potrei eventualmente utilizzare una delle mie abilities, ma se la situazione si fa brutta. La difficoltà però è 1 perché alcuni hanno visto Lord Rao allontanarsi. Da altrove, cioè. Da altrove. Ok, va bene. Vediamo qua. Se uno facesse 1 più 1 e volesse fare lo spione con la guardia. Certo. Beh, nessun problema. Per adesso. Adesso potrebbe essere un problema, quindi fallimento. Vabbè, nessun problema. Per adesso. Adesso vediamo cosa succede. In tutto conti 5 guardie all'interno del locale. Mm-hmm. Una sta tenendo la porta in modo che la gente non possa uscire o entrare. Mm-hmm. Più ce ne sono 2/3 che stanno facendo domande in giro e una sta venendo dritta verso di te. Perfetto. Si siede. Hai già avuto modo di parlarci qualche volta. Non sì. Ha mai chiesto cose troppo impegnative da recuperare, quindi non sai tantissimo di lui. Certo. Se non una cosa importante, che una volta è arrivato a pochissimo dal scoprire tutto il resto che c'è dietro del perché fai quello che fai. Ok. Bene. È giunto il momento di utilizzare una delle mie abilities. Si siede. Intanto inizia a prenderti un altro. Prendi un dado da 3 di stress su Reputation. Ah, madonna. 1. Ok. Allora. Lui si siede. Certo. E il motivo per cui ti sei preso questo stress è che dice: salutate Lord Rao la prossima volta che lo vedete effettivamente. Io mi siedo in maniera molto rilassata, metto casualmente il braccio sinistro sul tavolino dove c'è il mio buckler con il simbolo sacro, lo sfioro, guardo negli occhi questa persona e intuisco qual è la cosa che desidera di più. E per questa scena, ciao.
Allora, la cosa che desidera di più, anche perché già lo conosci un po', quindi riesci a farti un'idea abbastanza rapida del cosa stia cercando, è evidentemente trovare, anzi, quello che vuole di più in questo momento è non trovare nulla e poter continuare a fare domande senza dover lavorare troppo. Benissimo, fantastico. Io gli rispondo. Lei, il tuo occhio, evidentemente, il tuo occhio è acuto e la tua mente è svelta, come si conviene per un membro della tua per un membro della tua della tua razza superiore. Ovviamente Lord Drow a volte mi chiede di nominarlo in modo da depistare i noiosi membri del ministero che gli stanno alle costole. D'altra parte, una persona furba come te si renderà conto che a volte infierare il naso in faccende particolarmente scomode, direi, potrebbe non essere la cosa migliore per chi vuole semplicemente un po' di quiete e serenità. E il mio primo interesse è tenere ogni Elfir lontano da faccende scomode e assolutamente sgradite. Curiosità, sono sempre guardie Elfir quelle che sono arrivate? Sì. E gli do uno sguardo eloquente e gli dico e per questo servo vostro, io mi adopero. Allora facciamo così, vedi che si sporge un po' più in avanti appoggiando il braccio sul tavolino. Supponiamo che io adesso vada a parlare con Lord Drow in quella stanza e che Lord Drow voglia qualche cosa di buono da mangiare e da bere e non essere disturbato mentre faccio rapporto. Penso che Lord Drow meriti soltanto le migliori delizie che questo posto può offrire. Credo che Lord Drow mi stia chiamando. Gli faccio un cenno con la testa. Si alza, facendo agli altri di andare, che li raggiungerà dopo, e va dritto verso la stanza. Io dispongo perché questa persona sia servita al meglio delle possibilità del posto, e bestemmiando tutto il milione di divinità che c'è in questo, che c'è nella spira, esco dal locale. Fuori dal locale vedi che le guardie non sono molte di più di quelle che erano entrate, probabilmente si stanno facendo posto per posto per non attirare troppo l'attenzione, per quanto un manipolo di 5 guardie Elfir attiri abbastanza l'attenzione lo stesso, però non sono arrivate in forza cercando di sopprimere il ghetto, sono arrivati a fare domande. E si stanno spostando, adesso si sono un po' divisi, stanno chiedendo in giro qualcosa a qualcuno. E a tal proposito chiederei comunque di fare tutti e due una prova di stealth. Perché? Perché stanno cercando qualcuno con un fagotto di ma noi non siamo nella vault. Sì, ma se qualcuno vi ha visto mentre arrivavate prima. Ah, ok. Domanda, che dominio è? Beh, Low Society può andare bene. Anche se siamo nell'occulto del Vermishion. No, ma era per la strada quando siamo arrivati. Ah, ok. Se Low Society va bene, perfetto, io sono a posto. 9. Io tiro 4 dadi e faccio 1, 2, 3. No, nessuno vi aveva notato, sono tutti troppo impegnati. Anche io stavo indietro da lui. A osservare quello che stavano facendo gli Elfir, a parlare con gli Elfi alti, a cercare il deal migliore al mercato. Ma io non ho capito, il tizio che stai parlando tu è entrato nella stanza? Lui non voleva trovarlo per davvero sto bambino perché avrebbe voluto dire un sacco di scartoffie. Io gli ho detto, lui sapeva che Rosario non c'era, gli ho detto lui vuole stare tranquillo, come tutti gli Elfi alti. Lui ha detto, vabbè, facciamo che vado a parlare con Lord Drow e intanto Lord Drow si fa arrivare qualcosa di buono da mangiare. Però lui adesso arriva lì e non c'è nessuno. No, appunto. Ma lui lo sa che non c'è nessuno. Ci siamo messi d'accordo affinché lui si mangi qualcosa e si eviti di girare per tutta la giornata come un coglione a fare domande sul bambino.
Mi sono perso. Lui finge con le sue. Vabbè, non è importante. L'importante è che abbiano capito gli ascoltatori. Cioè, lui non voleva trovare il bambino perché era uno sbatta. Esatto. Ma e sapeva anche che lui non stava parlando con Lord Rao perché l'aveva visto da un'altra parte. Lui, esatto, gli ha offerto la copertura di parlare con Lord Rao dentro. Riparo da tutti gli occhi. Il suo lavoro è ma nella stanza con... dove eravamo noi? Sì. Ma lui adesso entra là dentro e non... Sì, infatti la sua copertura della guardia. No, ha ragione. Roberto ha ragione, cioè, Roberto, lui non sa che noi ce ne siamo andati. Io gli ho detto giusto, perché io gli ho detto uscite da qui, andatevene via, trovate uscito un modo. Può però anche... io non so che, ma io non lo so. Sì, ti sei fidato, dai. Ha indicato una stanza a caso del locale. No, vabbè, perché io l'avevo capito, vabbè, che lui era andato lì e quindi secondo lui apriva la porta, vedevano due col bambino e diceva occhio, non c'è nessuno, salve Lord Rao, e se ne andava. Io diciamo che allora regge solamente perché io e la guardia eravamo d'accordo su stare lontani da situazioni un po' elettriche. Ok. Quindi non l'hai mandato verso quella stanza. Evidentemente no, però è anche vero che è giusto che Robert non abbia capito perché io mi sono dimenticato di questa cosa. Quindi è come se avessi fatto inconsapevole metagame. Ok. Vabbè, giusto per capire. No, era per dire. No, beh, giusto. Nel senso, non c'era bisogno di vendere, dicevi, certo, controlli pure, non c'era nessuno. Ah, certo. Però tu non lo sapevi, giusto? Chiaro. Comunque, per strada pare che nessuno li abbia calcolati mentre arrivavano, quindi... Io? Nessuno sta rispondendo alle guardie dicendo, sì, ho visto un tizio grande e grosso con la lancia sulle spalle che portare culo un bambino in braccio. Contro ogni probabilità. Benissimo. Io vado da Slug. Non Metal Slug. Vado da Slug e basta. Che è uno dei membri della Gilda dei Becchini. Che mi deve un favore. E per farlo vai praticamente sulla cima della spira. Sali fino in cima dove nell'ultimo piano c'è il, diciamo, cimitero, il nuovo paradiso. Dove i corpi dei drow vengono buttati per essere consumati dalle fiamme del sole finché non diventano cenere. Che bello. Che bello. Evviva. O mangiati da... o mangiati dai corvi e dalle iene. Perfetto. Meglio dell'altra possibilità. Questa persona è uno dei miei bond. Mi deve un favore. Perché io ho... diciamo che sono inciampato in una sua grandissima predilezione per... cioè lui si è messo a fare questo lavoro perché gli piace lavorare con i cadaveri, forse un po' troppo, forse è una maniera, non è che esattamente non si confà a un membro della Gilda dei Becchini, e stavano i suoi colleghi stavano per scoprirlo, che l'avrebbe fatto radiare. Io l'ho protetto e gli ho permesso di salire di grado abbastanza da diventare una delle persone che officiano quello che tradurrei come il rituale di lunga morte, che fondamentalmente è una di quelle cose che ti permette di ingannare la morte e diventare sempre più longevo. Arrivato lì, Gael è praticamente intoccabile, Slug è praticamente intoccabile e mi deve un favore per questo, perché io gli ho permesso comunque di continuare a indulgere nel suo piacere senza rischi. Io non l'ho ancora finora riscosso il suo favore, sebbene compri da lui alcune informazioni, perché essere l'ultimo che maneggia un cadavere è spesso importante come fonte di informazioni. Mi sa che sto per andare a riscuoterlo sto favore. E quando arrivi a Nuovo Paradiso, il nuovo paradiso non è per niente paradisioco, è una distesa di cemento con chiazze di bruciato. Dove ma c'è un cartello con scritto Nuovo Paradiso, chiaro, quindi certo. È quello. È esposto alla luce del sole, Nuovo Paradiso, devi coprirti, imbacuccarti, devi... palle, gli occhi mi bruciano. Sì, anche perché è ancora giorno, quindi... non c'è ancora la luce della luna. C'è un impatto regolistico su questa roba o semplicemente interpretativo? Muori a un certo punto. Bello. Inizia a prendere stress e poi muori. Bello. Ma però se sei imbacuccato sei... cioè, se sei imbacuccato no. Sì sì, è come il... ok, tipo Buffy quindi. Sì. Tipo Buffy, esatto. Come il vampiro di Preacher. Esatto, basta che abbia l'ombrellino e una giacca addosso. E un po' all'ombra e sta a posto. Ok, va bene. Sì sì, è così. Cassidy. Comunque molto cauto e cercando di evitare brutti incidenti, mi dirigo verso l'ufficio di Slug.
Slug in questo momento si sta prendendo una pausa, vedi che è sdraiato sulla sua poltrona che c'è nel suo ufficio, accarezzando la sua iena. Oh, bene. A cui lascia mangiare i cadaveri. Sicuro che non si chiami Scar? È possibile. Ha una brutta cicatrice sull'occhio. Capelli neri, barbetta nera, e non somiglia un po' a Jafar. Canta molto bene. Non vuole ascoltare una canzone che parla di noci di cocco. E sarà, odia. E sarà re. Ah, e ti guarda entrare e si blocca nell'accarezzare la iena. A cosa devo questa visita? Purtroppo spiace a me quanto a te essere qui, ovviamente non perché non gradisca la collaborazione con te o la tua compagnia, ma perché mi portano qua dei guai da cui devo necessariamente allontanarmi. Ah, la ruota sta girando. Ebbene sì, penso che finiremo entro giornata con il livellare questa asimmetria di debito e credito che rappresenta il nostro rapporto da un po'. Il favore che mi serve è importante, penso che ti metterà a rischio, ma dopodiché potremo considerare sancito e ormai acqua passata ciò che ho fatto per te tempo fa. Pensavo tu fossi un buon venditore, ma non lo stai facendo nella maniera più appropriata. Lui è un elfo scuro. Sì, sì. Vendi meglio questo favore che ti dovrei fare. Io non ho intenzione di vendere, sono qua a riscuotere. È per quello che ti sto erudendo dei rischi. Come vedi... E di che rischi stiamo parlando? Beh, ti ricordi che tempo fa... Hai rischiato la vita, ecco, per mano dei tuoi confratelli. Ora, sono stato messo in una situazione che mi pone altrettanto a rischio. Si parla di una faccenda che potrebbe indispettire più di un elfo alto. Vedi che si fa avanti un po' più interessato alla frase. Pare che sia stato ritrovato il corpo di una levatrice. Pare che questo corpo sia stato ritrovato in uno spazio che molto difficilmente è accessibile alle persone che abitano la spira. Molto difficilmente. E gli do uno sguardo eloquente. Pare che in questo posto molto difficile da raggiungere potremmo recarci anche io e te. Basta che ci rechiamo il prima possibile in un luogo che conosco, in un punto d'ingresso che conosco. Mi servirebbe un'analisi accurata del corpo della levatrice e mi servirebbe che tu poi ne disponessi come si conviene. Diciamo che questa levatrice potrebbe essere, e questo è un regalo che ti faccio, in qualche modo collegata al recente cambio di legislazione che sembra essere intervenuto per chissà quale motivo negli ultimi tempi. E dove è esattamente questo cadavere? Se ti dicessi che è nel Vermission? Tu mi stai chiedendo di entrare in quel posto? Maledetto. Scortato da una persona che, a quanto ne so, lo ha studiato a lungo. Fai una prova facile, cioè sì. 0 di compel. Ok. 1 2 commerce, dato che sto riscuotendo un favore, ci sta? Sì, assolutamente. Gli dico anche, ovviamente sei libero di non la consentire, è giusto ricordarsi che ogni promessa è debito e tu sei in debito da tempo. 10. E sì, allora ho fatto un patto a mio beneficio? Assolutamente sì.
mi tolgo uno stress. Evviva. Ok. Quando? Adesso. Penso. Allora fai strada. E lo scorto nel posto in cui... cioè, tiro fuori con fare anche un po'... come si dice? Con l'occhio un po' scuro tiro fuori un foglietto, lo apro, lo leggo, mi accorgo che è la nota che lui aveva dato al ministro, che la rimetto in tasca, prendo un altro foglietto, lo apro, leggo il luogo che mi ha indicato e ci dirigiamo lì. Mentre lui sta facendo questo, non so cosa farà Sir Gael, ma io cerco nella vault il materiale necessario per farmi capire esattamente che cacchio è sto bambino, perché sembra un elfo alto, ma è nato da un uovo, e mi prenderò... Su che tiro sarebbe? Cercare di avere informazioni su questa cosa, se ci sono leggende, profezie o cose in medicina. E mi prendo un NAC in accademia su... Genealogia, no, si chiama genetica? Sì, genetica. Vai. Tu avevi solo quello stress e basta? No, avevo un altro stress che mi si è applicato a reputation e quindi l'ho tolto da qua. Ok, perché in realtà quando fai il refreshing tiri un dado da 3. Ah, ustia! Quindi potresti recuperare in teoria anche l'altro. Ma no, se fai uno. Ma la risposta è no. No, scusa, il NEC me lo prendo invece in tipo storie e leggende. Ok, va bene. Perché già nel Vermissian dei treni ci sono un sacco di storie, quindi immagino che qui ci sarà. Quindi cosa tiro? Investigate era. Allora, uno base, più investigare, più accademia, più storie e leggende. Che è il massimo di dadi che puoi tirare. Però la difficoltà è 2. Okay. Quindi togli 2 dadi. 6? 6 è un successo. Con... Prendi un po' di stress... Ok, però è un successo. Mente? Sì, su mente, perché comunque devi scartabellare un sacco e collegare delle cose che apparentemente non sembrano nemmeno collegate tra di loro. È veramente faticoso. Così, quindi... Sì, in particolare in questo caso è ancora più faticoso trovare qualunque informazione effettivamente utile, perché non è mai successo nella storia questo. Manuale. Non è mai successo nella storia, e le uniche cose che riesci a collegare, a mettere insieme, parlano intanto della maledizione degli Elfir, che è quella che effettivamente ha trasformato i Drow in quello che sono. Perché prima erano Elfir. E pare che sia anche legato alla questione delle due facce della luna. Okay. In particolare, alcuni racconti molto 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 antichi raccontano che Elfi e Drow siano in realtà incompatibili proprio a causa della maledizione. Ma qualcuno suggeriva che in determinate situazioni legate alla luna, un'eclisse di luna, un'eclisse di sole o qualcos'altro del genere, stanno passando nella spira. Sì, esatto. A pulire. Esatto. Nel Vermissian c'è l'ultimo treno fantasma che passa nel Vermissian. Non ti preoccupare, è normale. No, vabbè. Un po' di casino. Hai letto il numero di locomotiva? Pare che qualcuno abbia teorizzato che i momenti in cui il sole e la luna sono allineati in maniera particolare, la maledizione possa diventare forse più debole, forse possa scomparire completamente, o forse renda possibile una mutazione ulteriore. Tutto questo lo sto dicendo ad alta voce. Quindi è possibile che in realtà sia un Drow, ma in questo caso particolare la maledizione sia più leggera. E quindi i tratti ancestrali un tempo comuni a tutti noi, ma siano più prominenti, cioè, in questa creatura. Ma non è mica detto, non è mica appena detto che l'incompatibilità sparisce in questa occasione. Beh, è nato comunque da un uovo.
è nato da una, da un, da una, da una drow, vorrà dire che un Elfir si è preso una delle nostre donne. Beh, ma sono incompatibili. Oddio, questa potrebbe essere anche una questione che in questo momento... adesso potrebbe essere, ma è importante? E se cominciano a prendersi anche le nostre donne, direi di sì. Beh, penso che lo facciano lo stesso, magari senza generare, ma... Cioè, noi non possiamo generare, loro si prendono le nostre donne per generare. Penso che sia stato un errore. D'altra parte, un uso informato delle precauzioni può portare sicuramente a evitare questi problemi. Per questo l'istruzione è importante. Sì. Tu hai dato a lui un indirizzo dove c'è una porta sul Vermissia, non dentro nel Vermissia, non c'è indirizzo non nel Vermissia. Entrare, no. Esatto. No, dove, no, c'è, dove, può... dove io lo vado a prendere. Accedo più senza dover usare la backdoor. Ok. Ma tipo, io non. Io se tu mi fai vedere la porta, io non posso entrare e uscire. No. Ok. Potresti? Hai in un paio d'anni di studio, penso che potrei essere in grado di fartela usare. No, quello che volevo capire è. È complicato. Fammi controllare fare... che qua fuori non ci sia. Non ci sia niente di. Non credo ti convenga. Cioè, controllare che fuori dal Vermissia non ci siano problemi, non mi conviene. Beh, abbiamo detto che un'ora e mezza ci aveva detto. Mastro Deli. Tra 40 minuti circa. Vedi, faccio vedere tipo una specie di orologio che va al contrario su una delle pensole. Non è un glideo. Non è un glideo. Con le lancette in 3D. Una delle lancette, conta che le altre girano così, una va dall'altra parte. Fa tipo un sega circolare. Sono gli orologi di Dalì sciolti. Sì, esatto. Funziona lo stesso. Una quarantina di minuti dovrebbe essere l'orario. Apriremo la porta e vedremo se conviene far entrare e se le loro menti possono reggere. E appunto, volevo evitargli questa sgradevolezza. Perché io il cadavere fuori. Io ho il dopo sbronza più terribile. Sì, se no, ma non è un problema uscire. No, capito, vorrei evitargli il dopo sbronza che gli arriva quando entri. A loro? Mi fa piacere che ti preoccupi degli altri. No, mi preoccupo anche per me, in realtà. Non ci vorrei più entrare molto spesso in questo Basta posto. Basta rimanere dentro. No, sì, ma non possiamo stare dentro per sempre. Beh, nel frattempo possiamo mettere a posto quelle bottiglie. Ecco, bravo. No, dovrebbero essercene un paio piene. Se non mi apre non posso uscire. Dovrebbero essercene un paio però piene. Però poi mi apri per cortesia. Tra 40 minuti. Ma vogliamo portare fuori il corpo, quindi, se non vuoi farli entrare? Vorrei assicurarmi che qua fuori si possa portare fuori il corpo. Ma non possiamo assicurarcene se non apriamo la porta. Ma va, è quello che sto cercando di dirti. Quindi vuoi aprire la porta adesso e aspettare 40 minuti fuori? O tra un pochino. Facciamo una cosa meglio a questa. Facciamo dopo, ora mettiamo a posto le bottiglie e troviamo un modo per portare fuori il corpo senza farci notare. Io metto a posto le bottiglie, intanto bevo la birra per bambini che mi sono portato dietro. C'è una bottiglia lì, se vuoi, dovrebbe essere qualcosa di più forte. È qui da 350 anni, ma non so. O forse tra 350 anni. Com'è quella bottiglia? È qualcosa che posso tenermi in tasca che torna utile? Probabilmente sì. Non è ancora stata ben studiata, potrebbe essere tra 350 anni. La annuso e la rimetto in tasca. È assolutamente inodore. È solo estremamente pungente. La metto in tasca, non si sa mai. C'è un delta di 350 anni fra bottiglia e noi. 700, esatto. In quale direzione? In non si sa. Io però poi sto attento poi in futuro, se non è un momento di pressione, di guardare quando lui beve, perché voglio prendere indicazioni su cosa succede. In futuro o in passato? In passato. Magari l'ha già bevuta. Esatto. Sistemate le bottiglie e sì, tutto il insomma. Resto. E poi perdiamo altri 20 minuti a cercare di capire come poter portare il cadavere fuori senza farci scappare. Io voglio... Cioè, nel senso, il cadavere lo chiudo in un sacco. Cioè in Quando un hai telo. Detto lo chiudo così, ho pensato male. No. Lo metto nel classico sacco nero okay. Da cadavere e poi portarlo fuori e si trascinare. Beh, sì, però una levatrice è un po' più grossa di un qualcuno che esce da un muro tirando un sacco nero gigante. No, per quello volevo far sì che non ci fosse nessuno attorno al muro quando arrivano a loro. Io posso uscire e poi aprirgli la porta a lui per uscire? Beh, sì, io non lasciarmi da solo qui. No, ma perché no. Tanto entrare io non ho problemi. Non mi lasciare da solo qua, però non mi lasciare da solo qua dentro. Potrebbero essere qualche minuto o qualche anno. No, dai, facciamo di no.
E allora dovrai uscire con il sacco, se non vuoi più entrare. Oppure potrei portarlo fuori io una volta che... Aspettiamo che arrivino gli altri, va bene. Ma poi, ma soprattutto, sto posto che mi hai detto di raggiungere, in che zona è? Dov'è? È esatto. Un vicolo nei medio-bassi fondi. Ah, vabbè, ok. E allora, a casa mia! Possiamo andare sì, a casa infatti, mia! Praticamente dietro al pub. Possiamo andare a casa allora mia. Facciamo così. Ti faccio uscire. Sì. E ci vediamo tra 20 minuti quando è l'orario. Ecco. Io... Però poi non... Il cadavere... Lo porterò fuori io. Sì. Io voglio soltanto uscire. Qualche consiglio su come portarlo alla meglio? Tu che sei abituato a portare persone che non respirano, non parlano, sono svenute? Usa le ginocchia e non la schiena, come dice la mamma. Ottima idea, me lo prendono appunto. Come dice la levatrice. Dice, giusto, la mamma... Beh, dice poco. Ci va di poco. Ma tu gli hai 8 di ginocchia, stai zitto! Allora io apro, esco con lui e poi rientro. Il vicolo... Passa gente? Non è una arteria principale di passaggio, però ogni tanto qualcuno potrebbe passare. Perfetto. Io uso una delle abilità del cavaliere, che è sapere sempre con chi attaccare rissa se voglio causare una distrazione. Ok. Bomba. E voglio sapere precisamente con chi voglio attaccare rissa in qualsiasi istante per distrarre da quello che sta succedendo qua. Ok. Mi fa troppo strano che si chiami cavaliere la classe. Bellissimo. Bellissimo. Cavaliere del Porta Nord. E la tua abilità è fare rissa. Attaccare così. No, le mie abilità si chiamano. Le mie abilità si chiamano Pub Crawler. Cioè so che letteralmente hai la conoscenza enciclopedica di ogni pub della Spira. E sai anche tutte le cose in quel pub con la maglietta rossa non ci devi entrare. Esatto. Perché... Sì, è quello. Pick a fight, ovvero chiedi con chi attaccare rissa se vuoi vincere, distrarre o impressionare la persona con cui stai parlando. E poi vabbè, no, la legge che mi permette di portare le armi pesanti. Poi ci sono le altre che ho scelto io. Comunque, guardandoti un attimo in giro, per causare una distrazione hai due possibilità. Sì. Uno, ci sono delle guardie Elfir che si stanno prendendo una pausa. Ancora Elfir, ok. Sono due... Guardi, sì. Elfir che si stanno prendendo una pausa e sono a una trentina di metri dal vicolo, quindi attireresti la gente più lontana. Là, okay. Però rischi anche certo, sono Elfir, che sono certo. Elfir. Poi la gente di sicuro nessuno si accorge di niente se combattono gli Elfir. Se no, c'è Bowen. Bowen lo conosci bene perché tutti cercano di starci abbastanza alla larga. E anche lui è un cavaliere, a modo suo. È di un pub rivale? È di un pub rivale. Bastardi del mastino nero, io li odio. E cercano di starci tutti lontani perché tutti dicono le male lingue, ovviamente raccontano che sua madre se la sia fatta con uno gnoll, quindi sia grosso il doppio di un normale draw per quel motivo. È grosso, stupido, ha preso un sacco di botte in testa da piccolo. È perfetto. Ma per questo motivo una volta che inizia non si ferma mai più. Mai più. Ok. Va bene. E le risse con lui tendono a spargersi. Fantastico. A macchia d'olio molto velocemente perché ha la brutta abitudine di sollevarti e lanciarti contro le vetrine dei negozi. Se devo azzardare quindi... tra Bowen e due guardie Elfir, chi è più facile da combattere? Bowen. Più facile da combattere le guardie forse. Sì. Però per rischi. Ma è più facile se... ancora far combattere le guardie con Bowen. No, chiaro, no? Chiaro. Però l'abilità non è questo che mi dice. Ah, è vero, hai ragione. Però il problema è... Bowen è probabilmente più forte. Mm? Però... Ma se perdi con le guardie è peggio. Esatto. Sì, anche se vinci. No, se vinci nel portone magari spariscono, poi... Dai, dovete già far sparire un cadavere. Farne sparire esatto, cioè... Lui quando arriva Slug dice, ah ma per te sono 12 ora? C'hai la pila di cadaveri. E perché ci sono vetrine rotte in tutto il quartiere? Ma io... Che giornata di merda. Oddio, io ero a Master che me l'ha fatto trovare a me dentro lì. Se non c'entro a te, spariva. Sì, il posto in cui nessuno ti cagherà mai il cazzo. Pensa a te, in effetti. E ringraziate me, perché il mio primo pensiero è stato aprire la porta, chiamare la guardia Elfir e fare scusate. Questo... Mi sono trovato questo bambino. Avventura finita, ciao ragazzi. Era one shot nel senso una scena. Esatto. Il tempo di uno shot era. Sarebbero stati sviluppi interessanti però magari. Esatto. Chi lo sa. O magari nessuno sviluppo. Bene, avete finito, non avete più un motivo di ritrovarvi voi tre.
opzioni di creazione del personaggio di Numenera. Non ci abbiamo mai giocato, sarebbe bello giocarci. No? Eh sì, molto bello. Ok, passano anche quei minuti. 20 minuti che vi eravate detti tu e Amir, e quindi dovrebbe essere giunto il momento di... Ok, io dopo allora, 20 minuti in questi 20 minuti io ho chiamato... Io sono vicino al pub, hai detto, quindi sì, sono vicino a Iriana, la mia studio. Assolutamente sì. Ok, Iriana è tipo un gatto dei vicoli, cioè sì, giusto, sì, me la posso considerare in questa maniera? Assolutamente sì. Vieni qui che ti insegno a come si fa a fare il cavaliere, vieni qua. È una ragazzina che è veramente un maschiaccio, va in giro con i capelli corti, non si capisce tanto che è una ragazza dai modi di fare, assolutamente, si capisce un po' quando parla per il tono della voce, ma è l'unica cosa che Brienne rivela, da scudiero, rivela la sua natura. È più aria secondo me. Sì, sì, è un po' più aria. Però come okay, faccia forse come scudiero. Vieni qui, ti faccio vedere. Ed è anche molto smargiassa nel suo essere ormai uno scudiero. Mm. Ok. Ah, ok. È già smargiassa, perfetto. Sì, adesso è uno scudiero. Cazzo vuoi, coglione. C'ha io le dico, anni, ha lavato piatti per... Le dico, vediamo se riesce a rubare le mostrine di Bowen e portarmele. Lei guarda Bowen, lo studia un attimo, poi ti riguarda te. Seriamente? Seriamente, tu le porti a me, non preoccuparti. Le mostrine di Bowen. Le mostrine, sì sì, quello che Bowen, ricordo. Quel Bowen è quello grosso che sembra uno gnoll. Lo vedi quello schifo di mastino che si è inciso sulla schiena, dall'armatura? È uno quella gnoll roba... come suo padre. Probabilmente sì. No, appunto, credo che sia un umano. Io sono preso a pazzo dietro uscendo dal muro. Mi sono passati 20 minuti. Lei ti guarda male. No, è uno gnoll. Sua madre no, si scopava gli gnoll. Quindi quello è uno gnoll. Mezzo gnoll. No. Non farla arrabbiare, dai, su. Sì, sì, tu le porti a me. La porti a me. Vediamo se se ne accorge. Spero di destruirla. Fai una prova facilissima. Se di nasce da compendio. Una sua madre. Non so stagli tipo. Più lo di così esatto, si muore. Secondo non me c'è ancora nessuno. Anzi, tornerò tra 10 minuti e rientro nel muro. 4, 5, lei 2. Lei non dovrebbe fare le cose in automatico. Se il mio no, bond. No, lei ha un tuo bond. Ed è. Però i bond accumulano stress loro e hanno i loro fallout nel caso accumulino troppo stress. Ah, giusto! Quindi lei lo fa, però fallito. Lei lo fa, quindi ci sono delle conseguenze legate alle sue azioni. Okay. E tira un dado da 3 di stress. Mentre sta facendo quello, io ho detto torno tra 10 minuti e rientro nel muro. Vabbè, 1. No, è 2. Sì, però è 3, hai detto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto. Dipende come lo dividi. 1, 2, 3, 4. Mi sa che lo devi dire. Devo tirarlo. No, io se teoricamente dovessi dire prima per come stai considerando esatto, 1, 2, 3, 4, 5, io l'avevo per scontato, io dividevo per 2, l'avevo per scontato, però se volete ritiro. Dai, ritira. Come divido, come io divido per 2. Quindi 1, 2 e 1. E allora vaffanculo. E allora è 2. San Giovanni. Sempre 2. Fammi che inganni. Vabbè. E tirati anche il 10, quindi se faccio uno se fai uno è un problema, ecco, no, non è un allora problema, no, perfetto, lo faccio io. Però lei inizia ad accumularsi uno stesso. Ok, e vabbè, ma non ce l'ha fatta però. No, no, lei ce la fa, ah, non ha solo che... conseguenze, solo che la stai mettendo in una situazione brutta e infatti è stress mentale quello che si prende. Ok, che lei va senza cercare di nascondersi o cercare di passare inosservata, arriva dietro a Bowen, guarda i tizi che stanno bevendo con lui e senza chiedere o fare nulla per cercare di nascondersi mette la mano sulla mostrina e si sente un dei figli che staccano. Grande minchia. E in quel momento i tizi che stanno bevendo con Bowen si sporgono dietro di lui per guardare che cosa cazzo è stato il rumore. Ok, io faccio il gesto così. Faccio il gesto a Iriana di venire subito verso di me. Vieni, muoviti! E mentre corri! Lei si mette a correre, Bowen inizia a toccarsi la schiena. Lei ormai ha già fatto 10 metri quando lui inizia ad alzarsi. E quando lui si alza vedi che il tavolino che c'era davanti viene ribaltato versando birra addosso a tutti gli altri. La sedia cade dietro e lui mette mano al suo spadone, che però è lo spadone di William Wallace, di un gigante,
E è perfetto, io la lancia, siamo la montagna contro la vipera rossa. E si gira e vedi... E tu la lancia da cavaliere. Io la lancio da... Sì, vabbè, non lo quando so. Lo vedi in faccia capisci effettivamente perché la ragazzina diceva che si faceva un comunque sono rientrato io. Perché faceva tutta la faccia mezza schiacciata probabilmente dagli schiaffi che ha preso da piccolo. Mezzo gnoll. Perfetto, io mi faccio dare la mostrina e poi le dico... Nasconditi, essenzialmente, ci penso io. Bowen si guarda un attimo in giro, lei ormai si è già nascosta e vede che tu hai le mostrine in mano. Alza lo spadone. Io mi metto, allora, guardie elfiche, Bowen, io mi sono posizionato esattamente in mezzo. Ottimo. E mentre solleva lo spadone dice... Tu! Ridammi la cosa! Cosa? Lo nascondo ti spezzo la faccia! Lo sento! E mentre corre verso di te finisce questa prima puntata di Spy. Evviva! Evviva! Oh. Finisce questa prima puntata di Spire con un bel fermo immagine che diventa ovviamente acquerellato. Non si sa per quale motivo. In questo momento c'è la tizia che si è nascosta dietro e sta guardando ovviamente perché chiaro. La scudiera vuole vedere. Lui che la sta aspettando mentre lui lo carica. Io che si vede il piede che sta uscendo dal muro perché sono appena rientrato dentro. E da lontano l'uomo con la iena che sta... Oh mamma mia. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo giocato a Spire the City Must Fall e torneremo la settimana prossima con la seconda parte di questa mini campagna estiva di Spire. Se vi piace Spire e non avete già pledgeato il Kickstarter un anno fa, potete ancora comprarlo. Yes. Se vi capita, comprate anche le cose che ci sono a contorno. Sì. Tra l'altro ci sono due bellissime avventure a paga quello che vuoi, esatto. Quindi potete anche pagare zero e poi dare i soldi dopo se volete. Esatto, io le avevo già comprese nel Kickstarter perché come ho detto prima ho detto faccio all-in! Bravo, di tutto. Tutto bene. E no, è un bel manuale anche perché è scritto molto bene. Ed super è illustrato con uno stile bellissimo. Molto figo. Ed è leggibile. Soprattutto. Leggibile. È dopo il manuale di vampiri, guarda che con non i, è detto che con tu non fossi imbarazzanti. In più ha un sacco di appendici qui ho lo club di 20 con i separatori di pagina in diagonale che ti facevano bestemmiare. Ci sono anche un sacco di tabelle appendice in fondo per i master pigri come me. Sì, è fighissimo quelle tabelle, tipo qual è il tema di questo party decadente degli Elfir, cose sì, del esatto, genere. Sì, esatto, chi c'è al bar questa sera, che cosa ha in tasca l'Elfir, cioè proprio delle robe completamente a caso. Manualami. Ti manualo, mentre ricordo che Fumble e Sidequest li trovate entrambi su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate anche Epoca e Com'è quel gioco. Trovate anche le 20 puntate di Continuo, che non diventeranno mai più di 20, smettete di chiederlo. È finito. È stato bello perché è durato poco. Come D&D, al 20° livello si ferma. Infatti, e non ha avuto un calo che fosse uno. Non è una scelta casuale, 20 puntate, basta, ho raggiunto il livello massimo. I livelli epici non ci credo, quindi potete diventare soci, potete fare delle donazioni, andare a lasciare... delle recensioni su iTunes a 5 punti stress di mente e condividere il video, lasciare commenti, noi vi rispondiamo sempre e comunque sempre ci trovate anche su Spreaker, su YouTube, su Facebook, da su tutti gli aggregatori di podcast del mondo, su Google Podcast senza fare nulla, già su Castbox ci siamo, su non ancora su Spotify, siamo anche nel Vermission. Esatto. Non ancora su Spotify, ma ci stiamo lavorando. Sì, perché tutto ciò che viene fatto su Spotify ha processi manuali più lunghi che non iTunes. C'è un tizio cinese che ha ancora in mano la nostra lettera di richiesta, la sta ancora portando attraverso il Pacifico negli Stati Uniti, poi da lì tornerà indietro la risposta. Ma nel frattempo ci potete ascoltare in tutti gli altri posti. E di conseguenza fatelo. Fatelo! Fambolo! Fambolo! Fambolo, bambolo, bambambu! Ciao! Ciao! Ciao!